Sì, adesso vi abbasso l'audio. Sì, abbasso io.
Cominciamo. Pronto? Senti. Iniziato un percorso proprio mi sentite? Bene, allora innanzitutto ringrazio l'amico Osvaldo Gervasi che ha organizzato questo evento, ringrazio Andrea Formisano come vice direttore di questo importante dipartimento per averlo ospitato e vi porto appunto i saluti del rettore dell'Università di Perugia. Colgo l'occasione per affrontare due piccole questioni terminologiche, il tema trasparenza e il tema apertura, openness. Queste due parole sono spesso utilizzate dai giornalisti in modo, secondo me, assolutamente improprio. Infatti si associa al concetto di trasparenza, dal punto di vista giornalistico, e al concetto di apertura, si associa, dicevo, una veste quasi etica, morale, per cui bisogna essere trasparenti o bisogna essere aperti perché così è giusto. Vorrei chiarire che non c'è niente di etico e di morale dietro all'idea della trasparenza e dell'openness, ma esistono dei modelli di business e dei modelli di efficienza produttiva.
altrimenti non ci sarebbe nessun senso né per la pubblica amministrazione e la burocrazia di essere trasparente, né ancora una volta di aprire il codice, il software. Cerco di spiegare meglio. La trasparenza, che cos'è la trasparenza? Se voi avete mai visitato la fabbrica dei cioccolatini Perugina, vedete che questa la cioccolata, i cioccolatini, vengono prodotti su delle catene di montaggio, e se l'avete fatto da visitatori vi fanno passeggiare su delle passerelle che utilizzano i direttori della fabbrica per verificare la produzione. Quindi vedete su un naso trasportatore la parte grezza del cioccolatino, poi vedete che va da un'altra parte e si viene fatta la forma, infine viene incartato e alla fine viene impacchettato. E vedete tutto il procedimento, cioè riuscite a tracciare la costruzione, permettetemi, la produzione del cioccolatino dal cacao fino alla scatola. Questa è l'idea di trasparenza. Cioè chi amministra la catena di produzione riesce a vedere la produzione e tracciarla in tutti i suoi passi. Quindi la trasparenza non ha nulla a che fare con la pubblicazione del dato. I dati trasparenti non sono i dati pubblici, possono essere anche dati molto riservati, ma essere gestiti in modo trasparente, e questo impatta sull'efficienza dell'amministrazione pubblica, perché si passa dal concetto di ufficio che gestisce una pratica localmente, uno va dal capo ufficio, gli dà un foglio e questo foglio viene chissà dove va, non si sa che iter farà, ha un concetto di processo e quindi di funzione. E questa è una rivoluzione, se volete, copernicana nella pubblica amministrazione, che ha il vantaggio di far risparmiare denaro pubblico. Quindi non c'è un concetto morale, è un concetto di efficienza, un concetto di efficienza e anche di servizio al cittadino. La seconda cosa che volevo dire riguarda openness. L'apertura dei dati, il codice libero. Adesso, libero è una traduzione italiana del termine inglese free, che ha vari significati, fra cui per esempio essere privo di licenza proprietaria di uso, non di licenza in assoluto. È un po' come se siete stati all'estero, andate a Starbucks e vedete il caffè, se volete un espresso corto, si chiama solo perché single, cioè hanno tradotto il caffè singolo, che voi potete chiedere in Italia, come solo, cioè che invece ha un diverso significato in italiano, così come il libero è una traduzione italiana di free. Che cosa vuol dire codice libero? Allora, innanzitutto non è che chi produce software privato è il male assoluto, anzi, se pensate alla Microsoft, ci sono, quell'indotto economico della Microsoft è un indotto che fa campare qualche milione di persone, fanno un sacco di beneficenza, la Microsoft non è il diavolo, anzi, o altre società che producono software. Però il software libero che cosa permette di fare? Il software che non è protetto da licenza proprietaria permette, ad esempio, alle piccole aziende di sviluppare delle piattaforme che costruiscono insieme. Uno dei principali problemi dell'economia italiana dal punto di vista del digitale è che le aziende sono molto piccole e non riescono a competere, e tipicamente gli imprenditori italiani, proprietari di queste piccole aziende, non si vogliono mettere insieme, non si vogliono fondere, però non potendosi fondere sul piano economico, possono fondersi sul piano dello sviluppo, progettare, cioè dei progetti, fare, costruire dei progetti aperti a cui tutti possono collaborare, e qui nasce il concetto di codice aperto. Un'altra questione sono i dati aperti. I dati aperti, l'amministrazione pubblica mette a disposizione i dati perché così riesce a stimolare la crescita del territorio. I dati diventano una fonte, una risorsa per sviluppare applicazioni da parte delle industrie. Vedete, non si tratta di sviluppare la prossima app, permettetemi, per il turista di passaggio, ma si tratta di fare un cambio culturale profondo, perché questo cambio culturale impatta, perché si tratta di impattare, scusatemi, sull'organizzazione dell'amministrazione e sulla organizzazione dell'economia del territorio. Quindi è un cambio culturale a largo impatto che chiaramente rappresenta una sfida fondamentale per l'università, che si sta dando da fare, nello specifico anche all'interno della regione Umbria, anche organizzando eventi tipo questi, per il quale ringrazio nuovamente gli organizzatori e auguro buon lavoro a tutti.
Beh. Sono molto imbarazzato perché sono il padrone del microfono. Che non purtroppo per impegni improrogabili non è potuto essere qui. Dipartimento, siamo felici che siate numerosi, siate anche molto giovani, quindi siete il futuro. Voglio ringraziare anche il professor Gervasi perché ha organizzato questo evento ed è sempre stato sensibile sui temi sulla openness del software e sulla sua distribuzione. Il professor Liotta è stato abbastanza esaustivo e voglio solo aggiungere una cosa in più. Qual è l'ostacolo principale, secondo me, che blocca un po' la diffusione del software libero in generale? È semplicemente il fatto che molti non lo conoscono. Molti sono abituati a usare un software proprietario. Molti hanno una sorta di inerzia al cambiare abitudine. E qui entrate in gioco voi, perché siete giovani, dovete ancora imparare, avete tutte le potenzialità di imparare sia l'uso del software libero che di quello proprietario, di poter scegliere caso per caso quale sia più adatto al problema che volete risolvere. E potete iniziare voi e i vostri coetanei, lasciatemi usare una parola grossa, una nuova era in cui voi guidate l'utilizzo del software libero in tutte le applicazioni in cui questo ha senso essere impiegato. L'università qui ha un ruolo importante perché vi deve aiutare fornendovi le competenze per poter fare questa scelta. Okay? Quindi spero che tutti voi vi iscriviate all'università e spero di rivedervi fra qualche anno in questa stessa aula. Ok? Quindi vi saluto di nuovo, vi ringrazio per la presenza, ringrazio tutti gli organizzatori e vi auguro un istruttivo lavoro, diciamo, in questo evento. Okay? Quindi lascio la parola di nuovo a Osvaldo, che non riuscirà a parlare col microfono. Nel frattempo volevo approfittare. Gentili, che è responsabile dell'agenda. Dunque, abbiamo adesso un piccolo problema. Allora, adesso la mattinata si organizza così. Se no. Adesso ci diciamo individuale in ogni sede. Però essenzialmente l'evento è stiamo mandando il nostro. Se volete parlare, boh, adesso allora. Sempre se l'ultimo saluto.
Rispondi tu, ma sennò io non riesco a seguire. Ciao Italo, noi siamo pronti e vi stiamo ascoltando. Ok, allora inizio. Le slide sono su. Ok, perfetto. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno soprattutto alle persone di Perugia, perché qui a Monzegano ci siamo già salutati. Siccome sono stato presentato qui, non so se mi avete sentito, a Perugia, solo un paio di parole. Io sono uno dei fondatori del progetto LibreOffice, sono l'unico italiano tra i fondatori del progetto LibreOffice e sono anche tra i fondatori dell'Associazione Libre Italia. Mi occupo di software libero da una decina d'anni, un po' di più di 10 anni. E prima di LibreOffice mi sono occupato di OpenOffice e adesso mi sto occupando con grande attenzione di formati aperti e standard, perché sono uno degli argomenti che ci porteranno ad andare avanti e a passare da una situazione, quella attuale, di falsa interoperabilità a una situazione, auspicabilmente in futuro, di interoperabilità vera. Naturalmente, quando parliamo di formati, i formati possono essere usati per interoperabilità, perché lì è dove si evidenziano i problemi più grossi di mancanza di interoperabilità, ma anche per la conservazione dei documenti. Cioè, il formato standard ha il compito di poter essere utilizzato in quanto standard oggi e in futuro, e questo è proprio il motivo per cui ho intitolato il mio intervento l'uso dei formati standard per la crescita della società civile, proprio perché passando da un mondo in cui ci si scambia i documenti cartacei a un mondo in cui ci si scambia i documenti digitali, possiamo crescere insieme in termini proprio di cultura solo se usiamo formati standard. Una rapida carrellata. Noi siamo partiti scambiando pochi documenti. Oggi scambiamo centinaia, migliaia, milioni di documenti. È stato calcolato da esperti che ogni anno il numero di documenti prodotti è superiore alla somma di tutti i documenti prodotti fino alla fine dell'anno precedente. E noi praticamente ogni anno raddoppiamo perlomeno la quantità di informazioni che sono disponibili. E questa immagine un po' vi dà un po' la sensazione psicologica che tutti noi abbiamo, cioè l'email ci fa arrivare sulla scrivania decine o centinaia di messaggi al giorno, ma ne troviamo con i motori di ricerca o attraverso la condivisione sui social media, ne troviamo altrettanti, e questo naturalmente ci crea un problema. E i formati standard hanno esattamente il compito di ridurre al minimo o auspicabilmente eliminare questo problema. Di fatto, questo naturalmente è una provocazione, cioè questa è una tavoletta Sira di circa 3500 anni fa. Noi siamo arrivati fino al quasi a due terzi dello scorso secolo in una situazione di interoperabilità che era praticamente identica a quella delle tavolette Assire. Noi ci scambiavamo documenti, cambiando il supporto, ce li scambiavamo di carta, ma erano documenti dei quali non avevamo la semantica. Cioè, il documento, noi leggevamo quello che c'era scritto, ma non sapevamo in che modo fossero stati generati, quindi se c'erano stati scritti con una penna da scrivere copiando un testo scritto a mano, se erano stati scritti sotto dettatura, se erano stati... Perché? Proprio perché noi arriviamo esattamente l'ultima parte del documento, l'ultima versione del documento, che era un documento di tipo cartaceo.
noi non potevamo avere nessun tipo di analisi sottostante. Naturalmente l'avvento nel 1981 è successo un po' prima, però è stato importante l'arrivo del personal computer IBM perché ha introdotto il concetto di standard, per quanto all'epoca fosse molto meno standard di quello che sono oggi, di standard di piattaforma, cioè il personal computer IBM è diventato una piattaforma di riferimento. All'epoca non era, naturalmente non c'era uno standard ISO, per cui quello che è successo è che tutti hanno copiato questa piattaforma. E copiando questa piattaforma sono nati i componenti standard che andavano bene per tutte le piattaforme, per cui io avevo la memoria che andava bene per il PCBM, andava bene per quelli HP, per quelli Compaq, per quelli di altri produttori. E questo naturalmente, gli schermi potevano essere, lo stesso schermo poteva essere collegato a diversi PC, questo naturalmente ha fatto capire, ha introdotto nella testa della gente l'importanza del concetto di standardizzazione. Ovviamente eravamo solo agli albori, ma si è andati avanti. Si è andati avanti, ma cosa è successo? È successo che sul personal computer giravano dei software, ciascun software aveva un suo linguaggio e quindi ci siamo trovati di nuovo di fronte a una torre di Babele che non era più delle lingue parlate dalle persone, ma era delle lingue digitali parlate dai software. I software tra di loro non colloquiavano, i software tra di loro colloquiavano solamente se io stampavo il documento e ancora una volta scambiavo un documento cartaceo, quindi non la comodità di creare documenti di tipo elettronico o digitale cadeva in quanto io non riuscivo a scambiare se non usando degli strumenti di livello molto basso come il testo, non riuscivo a scambiare i documenti, ma naturalmente se io scambiavo dei testi perdevo tutte le informazioni di contorno, perdevo le immagini, perdevo l'impaginazione. Se la persona che aveva scritto il documento voleva mettere in evidenza qualcosa con un grassetto, perdevo il grassetto e così via. Per cui si è andati avanti e sono successe un paio di cose. Nel 1992 questo signore, che si chiama John Warnock, è poco conosciuto, perché è una persona molto timida e molto schiva, è uno dei, secondo me, dei più bravi sviluppatori di software in assoluto, ha inventato il PostScript, ha creato il PDF e ha inventato Photoshop, giusto per dire tre nomi, e era uno dei due proprietari di Adobe Systems. Il progetto Camelot, che è molto interessante, si trova online se lo volete cercare, è una specie di manifesto sulla standardizzazione del documento. Ovviamente è una standardizzazione non a livello in cui stiamo parlando noi oggi, era una standardizzazione di tipo visuale, che infatti Camelot si è tradotto nel PDF. Il PDF è stata la prima versione di documento digitale che conservava le caratteristiche del documento indipendentemente dalla piattaforma. Cioè, voi potevate mandare un PDF a una persona che aveva un PC configurato in modo completamente diverso rispetto al vostro, il documento veniva visualizzato esattamente nello stesso modo. E questo naturalmente era uno standard proprietario, quindi non era uno standard aperto, noi oggi parliamo di standard aperti, ma naturalmente nell'evoluzione degli standard è importante il processo. Quindi il fatto che questo signore nel 1992, quindi ormai ben più di vent'anni fa, abbia pubblicato le specifiche del formato in modo che tutti potessero usare lo stesso formato è stato un passo importante nell'evoluzione del formato stesso. Contemporaneamente è successa un'altra cosa, è successo che è nata ed è cresciuta Internet. L'HTML, che era nato come standard per una rete, che all'epoca era totalmente chiusa, perché quando è nato l'HTML, la rete si chiamava ARPANET, era una rete che era riservata ai militari, alle università, ai laboratori di ricerca. Le persone, diciamo, gli utenti normali non potevano avere accesso.
però è nato HTML come linguaggio universale che consentiva di creare pagine che sono online, alle quali chiunque con qualsiasi strumento poteva collegarsi attraverso un browser. Quindi sono nati Mosaic, è stato il primo, sono nati browser che interpretavano il linguaggio HTML. L'HTML è un linguaggio, se lo andate a leggere, è un testo che dà dei comandi al computer e a un software, che è quello del browser, che quindi poi visualizza dei contenuti a seconda dei comandi che riceve. HTML è uno standard aperto. Perché? Perché all'epoca è nato al CERN di Ginevra, e il CERN, essendo un laboratorio di ricerca che non doveva difendere interessi commerciali, mentre Adobe difendeva gli interessi commerciali, non aveva interesse a creare uno standard che fosse protetto dal punto di vista commerciale, quindi ha creato uno standard aperto. All'inizio era uno standard che era gestito solo dal CERN, dopodiché è nato un consorzio che si chiama W3C, è il consorzio che oggi gestisce l'evoluzione degli standard che ci permettono di accedere a internet. Quindi gestisce l'evoluzione di HTML con HTML5, gestisce i CSS, gestisce tutto quello che ci permette oggi di vedere, usando qualsiasi browser e usando qualsiasi piattaforma, che ci permette di vedere la stessa pagina nello stesso modo o in modo estremamente simile, indipendentemente dal computer che utilizziamo. E questo naturalmente ci permette di... noi pensiamo, stiamo leggendo una pagina, chiaramente, ma se ci pensate bene, noi stiamo accedendo a un messaggio che è lo stesso, indipendentemente dalla piattaforma, dal sistema operativo, all'età del computer con cui ci colleghiamo. Quindi diventa un messaggio universale, altrimenti in passato il messaggio veniva letto nella sua completezza solo da coloro che avevano un computer identico a quello che aveva scritto il messaggio, quindi da un numero molto inferiore di persone. Cos'è successo? Naturalmente è successo che l'HTML ha fatto comprendere l'importanza fondamentale e rivoluzionaria dei formati standard, e quindi si è iniziato a lavorare su formati standard che non fossero solo per pagine che non potevano essere modificate, ma che fossero per documenti che potevano essere modificati. Ed è nato il concetto di interoperabilità. Il concetto di interoperabilità è un concetto complesso, ma se voi pensate ai mattoncini del Lego, è un concetto semplicissimo. I mattoncini del Lego sono interoperabili. Se voi prendete un mattoncino del Lego e lo comprate in qualsiasi paese del mondo, sarà totalmente interoperabile con tutti gli altri mattoncini del Lego che voi potete aver comprato in qualsiasi altro paese del mondo, forma, dimensione. Perché? Perché i mattoncini del Lego hanno misure e caratteristiche che sono standard e immutabili, sono stati studiati bene. Però che è un prodotto hardware, ma se ci pensate, che è un pezzo di plastica, ma se ci pensate, il fatto che si incastrano sempre allo stesso modo, indipendentemente da quello che vuol fare la persona, di fatto lo standard veramente ti inquadra in una certa cosa, ma tutti possono, con i mattoncini del Lego, costruire cose che si assomigliano, quindi poi comunicare aspetti di edifici e così via. L'interoperabilità è esattamente questa: io creo una casetta con il Lego, la do a qualcun altro, quel signore aggiunge un piano e me la ridà indietro, io sono in grado di capire come lui ha aggiunto il piano. Adesso sto chiaramente facendo un paragone un po' strano, ma chiunque usa il Lego è in grado di capire come è stata costruita una casa con Lego, anche se ha messo solo il primo mattoncino e tutti gli altri arrivano e costruiscono il resto della casa. L'interoperabilità è esattamente questa: io produco un documento, lo mando a qualcuno di voi, quella persona fa delle modifiche, mi rimanda il documento, io sono in grado di capire sia qual è la mia parte del documento, sia le modifiche che sono state apportate, e entrambi fruiamo in modo trasparente della comunicazione reciproca. Non siamo legati a condizioni esterne, un software che dobbiamo usare, del font, delle caratteristiche che non dipendono da noi, ma dipendono da qualcun altro,
in quanto il formato standard ci permette di comunicare in modo trasparente e di trasmettere quello che volevamo trasmettere senza che ci siano degli artifici in mezzo che modifichino il significato. Naturalmente i formati standard hanno la necessità di rispondere a certe caratteristiche, devono essere neutrali. Io non posso avere un formato standard che è fatto da una singola azienda, perché non farebbe altro che riflettere gli interessi commerciali di quell'azienda, che possono anche essere interessi al di sopra delle parti, ma sono sempre interessi di una singola azienda. Quindi i formati standard devono essere creati da consorzi indipendenti, devono essere costruiti come standard aperti. Io non posso prendere il formato di un software e trasformarlo in standard. Posso prenderlo come stimolo per creare lo standard, ma poi lo standard deve essere basato sul consenso, e quindi tutti quelli che possono contribuire allo standard devono esprimere la loro in modo tale che venga cancellato il fatto che lo standard riflette la volontà di una singola azienda. Ci deve essere una implementazione, quindi ci deve essere, nel caso dei formati software, dei documenti, ci deve essere un software libero, open source, che supporta quello standard. Il motivo è molto semplice: se io voglio verificare che sto scrivendo dei documenti standard, devo avere la libertà di farlo senza acquistare un prodotto commerciale, perché altrimenti ricado nel problema che sono vincolato da un'azienda e da un prodotto commerciale. Quindi dobbiamo parlare di standard che vengono supportati, scritti, letti, gestiti da software open source. L'ultima cosa, l'utente non deve poter decidere se scrive lo standard oppure no. Nel momento in cui crea un documento, quel documento deve essere standard. L'utente non può nemmeno avere il dubbio che quel documento sia standard oppure no, perché lui ha fatto qualcosa che non andava bene. Deve essere il software che risolve il problema per l'utente stesso. Ovviamente io vi sto dicendo tutte queste cose perché queste cose contraddistinguono quelli che noi chiamiamo standard aperti. Gli standard aperti sono indipendenti da un unico software, sono interoperabili, perché il fatto di uno standard è proprio quello di garantire l'interoperabilità, sono neutrali e sono perenni. Perché? Perché il fatto che vengono scritti e creati sulla base del consenso fa sì che l'evoluzione dello standard non è legata all'evoluzione di un software, e quindi sono i software che si adeguano allo standard e non viceversa. Quindi uno standard sarà leggibile oggi e sarà leggibile domani. Perché? Perché le sue specifiche sono scritte, sono pubbliche e sono immutabili, possono evolvere. Ma io non posso creare la versione 2 dello standard diversa dalla versione 1. La versione 2 deve essere un'evoluzione della versione 1, per cui io devo essere sempre in grado di recuperare i documenti precedenti, perché altrimenti finirebbe il concetto di standard. Quindi tutto questo si è tradotto nello standard ODF. Voi mi direte, cos'è lo standard ODF? Lo standard ODF è il formato dei documenti usato da LibreOffice. Io ovviamente questo sono di parte, perché sono stato uno dei fondatori del progetto, vi dirò che LibreOffice è il miglior strumento per gestire lo standard, però la realtà è che ci sono altri 139 che gestiscono lo standard, e nel momento in cui io vi do un documento standard, voi siete liberi di scegliere quello tra i 140 software che gestiscono lo standard. Quindi siccome io promuovo lo standard, io dico usate quello, ma voi siete liberi di scegliere quello che volete voi. Perché? Perché essendo standard viene supportato da tanti software. Quindi nel momento in cui voi vi stufate di LibreOffice, spero mai, potete usare Calligra, Apache OpenOffice, AB Word, Numeric, per citarvi i più, potete usare Microsoft Office, le ultime versioni, perché sono compatibili finalmente con lo standard ODF. Potete usare software che sono diversi, ma che sono software verticali.
E potete usare, per esempio, nel campo dell'amministrazione pubblica, l'annuncio sarà tra breve, i software di Maggioli che ha investito nella creazione di nella compatibilità con lo standard ODF e auspicabilmente Maggioli segnerà solo la strada per altri che verranno dopo. Perché? Perché l'uso dello standard farà sì che non dovete più preoccuparvi quando esce il documento, io adesso con che software mi interfaccio, devo prendere quello, ho la vecchia versione che legge i documenti, la nuova non lo legge, quindi devo tenere una macchina che c'ha ancora la vecchia versione, perché se no non riesco a stampare i documenti. È uno standard, qualsiasi macchina che supporta lo standard, leggerà il documento. Facilissimo. Chiaramente ci siamo arrivati e è un processo, quindi siamo sempre. Forse il primo standard ODF del 2006, ma in realtà nonostante abbia quasi 10 anni, il processo è appena cominciato. Perché? Perché la mente umana va molto più avanti, molto più lentamente di quello che è il formato digitale. L'Unione della Gran Bretagna è stato il primo paese l'anno scorso, quindi 2014, 8 anni dopo la nascita dello standard, a dire, ha fatto un processo di analisi che è durato 2 anni, e nel 2014 ha detto, dal 2015, 22 luglio, l'unico standard dei documenti consentito all'interno del Regno Unito, se voi volete colloquiare ovviamente con le amministrazioni pubbliche, è ODF. Qualsiasi altro formato di documenti non va bene. Molto semplicemente perché non vogliamo affrontare i costi che sono legati al fatto di tradurre ogni volta i documenti da un formato all'altro per poter leggere quello che noi volevamo scrivere o che l'utente voleva scrivere mandandoci il documento. Naturalmente, cos'è ODF? ODF è un formato, è il formato di LibreOffice, ma in realtà è un formato basato sul linguaggio standard, XML, che è indipendente dalla piattaforma delle applicazioni. Quindi nel caso specifico, LibreOffice, ma anche gli altri software, si devono adeguare a ODF. Non è che io voglio, non posso far adeguare il formato al software, il software si deve adeguare al formato, altrimenti non sarebbe standard. E naturalmente i documenti ODF sono documenti che voi potete usare per scrivere, per modificare, per scambiare documenti, per archiviarli, documenti, fogli elettronici, presentazioni, disegni, grafica, è stato, essendo uno standard completo, è uno standard che riguarda tutte le forme di documento. Voi avete dentro sia i disegni, avete i testi, avete i fogli elettronici, le presentazioni, avete la grafica di tipo business, quindi gli istogrammi, le torte, è tutto previsto ed è tutto standard. Quindi io so, nel momento in cui devo rappresentare un grafico, so come gestirlo, perché è tutto scritto, le specifiche sono abbastanza lunghe, sono circa 700 pagine, però d'altronde c'è dentro un sacco di roba. ODF non è legato a un unico vendor, io ve lo sto dicendo legato a LibreOffice, ma come vi ho detto prima, ci sono 140 prodotti che lo supportano, e naturalmente per l'evoluzione di ODF è funzione del consenso tra tutti quelli che lavorano su questi software. Quindi non è che c'è solo la Document Foundation, ma ci sono aziende come Microsoft e IBM, ci sono governi, i governi più illuminati, e purtroppo per questi non c'è quello italiano, contribuiscono all'evoluzione di ODF. Ci sono dentro il governo maltese e in questo momento il governo norvegese. È probabile, credo, che entrerà anche il governo inglese, perché ha una sua logica, avendo scelto il formato, ha una sua logica che partecipano alla sua evoluzione. C'è la NATO, e uno potrebbe dire cosa c'entra la NATO con il formato standard. Allora, io mettiamola così, siccome loro sparano dei missili con la testata nucleare, io preferirei che evitassero, però sembra che sia impossibile. Allora, preferisco che i piani di lancio di questi missili siano in un formato standard, così i missili finiscono in mezzo all'oceano, piuttosto che in un formato non standard, così i missili rischiano di finire su casa mia. Se sono standard, e la NATO ha scelto un formato standard, perché? Perché chiaramente
I piani di lancio di questi missili vengono scambiati tra i 26 paesi che sono membri NATO, tra i relativi eserciti e così via. Vi immaginate un errore di interpretazione di un piano di lancio della testata nucleare? Io non vorrei neanche pensare alle conseguenze di questo. Quindi chiaramente i vantaggi sono anche dove un utente come noi non li vede. Noi, il vantaggio per noi potrebbe essere quello di dire mando il documento al comune e il comune non è che poi mi chiama dicendo ma scusa non riesco a leggere cosa c'era a riga 3 perché non lo vedo bene, perché il documento se è standard a riga 3 tutti leggerete e scriverete quello che volevate realmente leggere e scrivere. Naturalmente negli standard ci sono cose che non sono specifiche dello standard come le font, però purtroppo la malizia delle aziende che creano gli standard proprietari trasformano in importanti anche le font. Le font non dovrebbero essere, perlomeno le font che vengono usate per i documenti tutti i giorni, definiamoli così, non dovrebbero essere coperte da licenze da brevetto, perché dovrebbero essere font che tutti possono utilizzare. Purtroppo Microsoft usa font protette da licenze da brevetto, per cui le font di Office dal 2007 in avanti le potete usare solo con Office, le potete usare solo con un certo tipo di piattaforme e così via. È tutto scritto nella licenza, nessuno legge nel user license agreement, ma è tutto previsto. Naturalmente è previsto per limitare l'interoperabilità, quindi se non ho la font, se una persona che scrive un documento in formato ODF con Microsoft Office me lo manda con una delle font proprietarie, io che uso LibreOffice non ho quella font, vedrò il documento con un aspetto visivo diverso. Allora, io che ormai mi sono abituato non mi spavento, ma l'utente normale dice che non funziona nulla, il documento non corrisponde all'originale, in realtà i contenuti sono quelli del documento originale, la font no, e quella mi spalla tutto quanto. Naturalmente è tutto fatto prima. È stato detto che Microsoft fa tanta beneficenza, allora la fa Bill Gates, Microsoft non fa beneficenza. Bill Gates è un signore che ha guadagnato molto non facendo beneficenza, adesso fa beneficenza, gliene va reso merito, ma è un'altra cosa, non è Microsoft, è un'altra cosa. Si chiama Bill e Melissa Gates Foundation, è una fondazione privata. Molto meglio che faccia beneficenza che faccia altre cose. Quindi sicuramente positivo. L'ODF è alla base dell'interoperabilità, perché in passato noi avevamo il software che rappresentava i documenti in un certo modo e io solo se avevo quel software riuscivo a vedere la rappresentazione fedele del documento. Usando un formato standard io posso avere software diversi che utilizzano lo stesso standard, quindi il contenuto è scritto in formato standard e quindi indipendentemente dal software io il contenuto lo vedo esattamente nello stesso modo. È un'evoluzione, ovviamente non c'è nulla di male ad avere formati non standard. In passato è stata l'unica scelta che abbiamo usato tutti per anni, e tenere presente che io ho 60 anni, quindi sono passato da tutti i formati non interoperabili del passato. Io ho iniziato a usare un personal computer IBM nel novembre del 1981, quindi era stato presentato da Gusto, quindi immaginatevi, all'epoca i software erano diversi l'uno dall'altro, quindi uno doveva, a seconda del software che usava, aveva comandi diversi, ma non diversi come oggi che sono diversi per inezie, all'epoca erano completamente diversi. C'era quello che per fare il grassetto si faceva CTRL-T, CTRL-B, e quello dove si scrivevano tre punti esclamativi, cioè esattamente cose assolutamente diverse l'una dall'altra. Chi è vecchiotto come me c'è passato e quindi è in grado di capire e di dare valore allo standard. Oggi sapere che io, indipendentemente dal software che utilizzo, non devo più tenere a mente i comandi, è il software che ci pensa.
All'epoca io c'avevo le tabelle, a seconda del software che usavo, avevo le tabelle per fare le varie cose. E comunque sapevo che il documento lo dovevo stampare, perché se non lo stampavo non si sarebbe visto il documento come io volevo crearlo. Quindi ODF è la base dell'interoperabilità. E le motivazioni sono facili. Perché? Perché è tutto basato su standard. Quindi l'Unicode è il... sono i set di caratteri. L'Unicode sono... i caratteri che voi utilizzate, ovviamente i caratteri a seconda della lingua che voi avete, hanno le lettere, ciascuno ha un codice. Se noi usiamo dei codici che è l'Unicode standard, chi non ha la tastiera italiana, però se gli avremo una lettera accentata la vedrà ugualmente. Perché? Perché il software è in grado di interpretare la lettera accentata italiana. Ma non solo se non ha la tastiera italiana perché è in Europa. Ma se è un signore che sta in Arabia e ha una tastiera che è totalmente diversa dalla nostra e usa normalmente un set di caratteri che è totalmente diverso dal nostro, la lettera accentata gli comparirà come lettera accentata. Perché? Perché è un codice standard. E così via salendo, fino ad arrivare, voi avete XML e il linguaggio sottostante, poi avete una serie di altri standard che sono, per esempio... adesso qui ci sono delle sigle e non voglio tediarvi sul significato delle sigle, però per esempio quella che vedete SVG è il formato della grafica vettoriale, è un formato standard, quindi una grafica, un'immagine vettoriale che usa l'SVG potrà essere letta dai diversi software indipendentemente dalla piattaforma, quindi Linux, Macintosh, Windows... non diventano di cui voi scegliete quello che preferite, il software vi visualizza sempre la stessa cosa. Se usate formati non standard non è così. Quindi, questo perché? Perché i documenti sono dei contenitori, di informazioni. Il software si preoccupa di farvelo vedere in un formato, ma in realtà sotto c'è un contenitore di informazioni. Se voi prendete il testo che vedete dietro di me e lo scompattate, proprio è un documento, è uno zip, quindi è un file compresso, lo scompattate, vi crea una cartella all'interno della quale ci sono tutte le informazioni. E queste informazioni trovate un file che si chiama content, come dentro c'è il testo, come vedete, poi nell'immagine più piccola vedete il testo scritto, è un testo lorem ipsum pece, no? Ma come vedete da quella parte, voi avete i paragrafi che hanno esattamente lo stesso contenuto. Cosa significa? Che io sto creando un testo, lo sto descrivendo, il computer prende la descrizione, la interpreta e la visualizza. Non gli devo dire, la semantica è chiara, quindi il modo in cui il testo viene rappresentato è lo stesso. Se io la macchina che ho davanti e quella da cui viene proiettata la presentazione sono due macchine che utilizzano Linux. La presentazione io l'ho fatta su un Macintosh, l'ho passata a una macchina Linux e non c'è il minimo problema. Perché? Perché le due macchine interpretano lo stesso contenuto in modo completamente sganciato dal sistema operativo. E anzi, vi dirò di più, la presentazione è stata... l'ho iniziata a scrivere su questa macchina, l'ho modificata sul Mac e l'ho riportata su questa macchina. In modo totalmente... naturalmente, l'unica cosa, se volete, l'unica attenzione che ho aggiunto è quella di avere le stesse font installate sulle due macchine. Cosa abbastanza banale. Abbastanza banale per un utente, direi assolutamente banale per qualsiasi servizio di information technology, di qualsiasi azienda, di qualsiasi ente pubblico, di qualsiasi azienda privata, pubblica e così via. E sono installare fonte è veramente banale. Sapendo quali si devono installare è veramente banale. Naturalmente quel document format si sta evolvendo, per cui uno potrebbe dirmi, vabbè, ma adesso abbiamo una rappresentazione, cosa succederà in futuro? Siamo passati dalla 1.0 alla 1.1, alla 1.2 e andremo avanti. Se volete approfondire, io sono a disposizione, ma queste sono informazioni che a voi servono solo per capire che parliamo di uno standard in evoluzione, quindi di uno standard che sta crescendo. Cosa è successo quando è nato lo standard ODF? È successo chiaramente che
e Microsoft ha detto, caspita, questi mi hanno fregato, non lo hanno detto pubblicamente, però lo hanno sicuramente pensato. Io avevo la possibilità di creare uno standard e il mondo del software libero, perché OVF è nato dal mondo del software libero, mi ha anticipato. Quindi in fretta e furia ha creato il suo standard. Purtroppo le aziende, quando si mettono a fare delle cose, in alcuni casi non lo fanno mai in modo completamente trasparente. Quindi il processo, queste due immagini che ho voi trovate in rete, vi rappresentano, quindi non le commento neanche, vi rappresentano quello che è successo durante la standardizzazione del formato Microsoft. Diciamo che il processo non è stato esattamente quello che avremmo voluto vedere noi utenti. Io sono stato parte di questo processo, come dire, parte avversa, perché sono stato, ero all'epoca nel comitato di standardizzazione di Uninfo e sono state fatte delle attività. Purtroppo non siamo riusciti a fermare la cosa, quindi abbiamo avuto, è venuto fuori uno standard che si chiama Office Open XML. Questa immagine, devo dire, questo logo che si trova in rete è fantastico, perché è veramente lo standard del banane. E l'associazione tra standard delle banane e Repubblica delle Banane è assolutamente voluta in questo caso. E la differenza, se voi vi ricordate l'immagine precedente di ODF, erano tutti standard, qui non c'è neanche uno standard. Cioè, si passa da un'interfaccia proprietaria, c'è un sistema operativo proprietario, ci sono dei software proprietari e si arriva a una rappresentazione. Voi, io prima vi ho detto 700 pagine sono tante. Qui le pagine sono 6.039, ma dopo il processo di standardizzazione sono diventate 7.200. Allora io sfido, e se volete ve le mando, sono tutte sul mio computer, sono una ventina di documenti, se avete piacere di leggerle non c'è problema, mi date il vostro indirizzo email, ve le mando tutte quante. Io credo che già intuitivamente la differenza tra qualcosa che è 700 pagine e uno che è 7.000 ti dica quanto è accessibile uno e quanto è meno accessibile l'altro. Ma ci sono delle cose, cercherò di, come dire, di volgarizzarvi. La classica regola dell'informazione, più dà informazione in realtà la sta dando di meno. Esatto. Facciamo un banalissimo confronto. Allora, come ho detto, ODF è nato dal mondo del software libero. Noi abbiamo nel DNA personale, come dire, quasi la forzatura a essere trasparenti, perché se usiamo i termini software libero e dobbiamo rispettare il concetto di libertà, e la libertà va con la trasparenza, cioè io non posso essere libero e quindi dare agli altri uguali diritti a quelli che ho io se non sono trasparente. Quindi il processo di standardizzazione di ODF è stato un processo trasparente. Come vedete, giusto per l'ultima riga ve lo sintetizza. Analisi e quindi valutazione di 720 pagine in 1239 giorni. Ragionevole. Diciamo ragionevole, poi uno potrebbe dirmi ci vuole un po' di più, ci vuole un po' di meno, però è una... Il processo di Office Open XML è stato fatto forzando la mano di ISO, e quindi 7.200 pagine sono state valutate in 838 giorni. Tenete presente che le 7.200 pagine, il che significa, non qua c'è meno di una pagina al giorno, qui c'è qualche pagina, anche decine di pagine al giorno, sono pagine che descrivono, quindi sono pagine di descrizione tecnica, non è un romanzo, non è Guerra e Pace di Leone Tolstoi, che è esattamente le stesse dimensioni, ma che ovviamente è un romanzo, per cui se voi arrivate a pagina 6.000 non vi ricordate cosa c'è a pagina 100, non è un problema. Qui se arrivate a pagina 6.000 non vi ricordate cosa c'è a pagina 100, non scrivete lo standard, molto semplicemente, perché sono 7.000 pagine di descrizione tecnica, è un manuale tecnico. Quindi, e questo cosa fa così? Che nel caso, per esempio, di DF c'è un riferimento di versione, che il consorzio alle spalle di ODF è un consorzio neutrale, come
come vi ho detto prima, ci sono governi, enti, aziende, enti non profit, c'è un po' di tutto. Dall'altra parte c'è ECMA, significa European Computer Manufacturer Association, c'è Microsoft e tutti i suoi clienti, tutte le aziende che hanno un contratto con ECMA per la rivendita di Windows e di Office. Poi, certamente, se tutto viene fatto, come dire, se tutto venisse fatto con trasparenza, non succederebbe nulla, però pensare male, sappiamo tutti che si fa peccato, però a volte ci si azzecca anche. Io personalmente sul fatto che l'ente non sia neutrale mi viene da pensare malino. Deriva, il formato deriva da un solo software. Allora, il formato ODF è il formato di OpenOffice preso, dato ad Oasis e modificato da Oasis, quindi poi restituito a OpenOffice all'epoca, dicendogli adesso vi adeguate alle modifiche che abbiamo fatto noi. Il formato Office Open XML è un formato che è stato preso ed è stato standardizzato come era, quindi è il formato di un software, non è un formato indipendente a cui i software si sono adattati, è un formato di un software a cui si è adattato lo standard, quindi non c'è nessuna implementazione nativa libera. Se volete verificare che state scrivendo bene il formato Office Open XML, vi dovete comprare una licenza di Office. La cosa peggiore è che per scrivere il formato standard è l'utente, è il comportamento dell'utente che definisce il formato standard. E se l'utente sbaglia a salvare il documento, non salva il formato standard, molto semplicemente. Poi vabbè, ci sono delle piacevolezze come quella che vedete nell'ultima riga. Office Open XML non è compatibile con il calendario gregoriano. Capisco che è un'affermazione forte, ma è vera. Allora, il calendario gregoriano è uno standard, allora intanto lo sanno benissimo, ma il calendario gregoriano è uno standard ISO. E quindi è facile da rispettare, molto semplicemente perché gli standard ISO sono riproducibili, perché se no non sarebbero standard. Allora, i numeri sono piccoli, ve li dico io molto semplicemente. Il Microsoft Office considera che esistito un giorno, il 29 febbraio 1900, che non è mai esistito, molto semplicemente perché eredita il formato da VisiCalc e lo sviluppatore di VisiCalc ha ammesso con grande candore, era americano, ha messo con grande candore che lui non sapeva neanche cosa fosse il calendario gregoriano, quindi ha calcolato le date come gli veniva e ha calcolato gli anni bisestili uno ogni quattro, come tutti faremmo. Peccato che le centurie, cioè i secoli, sono bisestili solo se sono divisibili per 400, quindi 1900 non è un anno bisestile, il 2000 è stato bisestile, il 2100 per chi ci arriverà, io no, non sarà bisestile, perché lo dico già da oggi, è così. E non può cambiare. Quindi cos'è successo? È successo per esempio che mia nonna casualmente era nata il 28 febbraio 1900. Allora, se voi mettete la data di nascita e di morte di mia nonna su Excel, mia nonna o nasce un giorno prima o muore un giorno dopo, perché c'è un giorno in più dentro. Quindi immaginatevi se voi gestite la macchina fermo in Excel. Voi mi dite, ma quelli che sono nati dopo 1900 non succede. No, allora, i fogli elettronici definiscono le date con un numero progressivo che per consuetudine è o il 1 gennaio 1900, quindi prima del 28 febbraio, o credo il qualcosa intorno alla fine di gennaio, comunque prima del 28 febbraio, quindi tutti i calcoli di data fatti da Excel sono sbagliati, vengono corretti artificialmente, ma come potete capire sono calcoli che non possono far parte di uno standard, cioè lo standard deve fare i calcoli di data corretti. Il pre-office non lo fa ovviamente, ma ci voleva poco a capirlo, anche perché questo è un bug che ha quasi 30 anni, perché VisiCalc nella sua prima versione non c'ha più di 30 anni, del 79, quindi ha 35 anni. Non è ancora stato corretto, perché? Perché Excel dovrebbe essere riscritto ovviamente economicamente, questo mi crea dei problemi. Altre piacevolezze, Excel usa come weekend il sabato e la domenica, voi direte, vabbè, è ovvio,
provate ad andare da Dubai e a dire a un arabo che il sabato e la domenica sono il weekend. Non è totalmente d'accordo, per lui il weekend è il venerdì e il sabato. E gli israeliani anche. Se voi fate i calcoli delle date con Excel, Excel vi restituirà sempre, cioè se voi volete calcolare quanti erano i giorni feriati tra due date, Excel ve lo dirà sempre secondo il nostro calendario, cioè con il weekend nostro sabato e domenica. Inutilizzabile per fare conti di questo tipo nei paesi che non usano il nostro calendario e che hanno diritto di non usare il nostro calendario. Riuso degli standard, cosa significa? Cioè la differenza, uno potrebbe dirmi, ma perché la differenza tra le 700 e le 7000 pagine? Beh, molto semplice, ODF riutilizza gli standard. Adesso voi non dovete sapere che cosa sono questi standard, sono, come vi ho detto, formati grafici, eccetera. Cosa vuol dire? Che dentro ODF la descrizione di questi standard non c'è bisogno, ciascuno di loro ha una sua descrizione. E ciascuno di loro viene standardizzato da un altro ente indipendente alla quale ODF si adegua, così come gli altri si adeguano ad ODF. Office Open XML, l'unico standard che riusa è Double Core, non poteva fare a meno perché è quello che definisce il formato dei dati, quindi questo era impossibile. Tutti gli altri standard utilizzati dentro Office Open XML sono standard Microsoft e quindi devono essere ridescritti e ciascuno deve adeguarsi a quelle che sono le volontà di Microsoft. Ultima cosa, i colori sono delle banalità sicuramente. Come vedete su ODF il colore, se voi guardate la parte bassa, se voi guardate destra e sinistra, sia l'allineamento del testo che i colori hanno lo stesso tag, quindi vengono descritti dallo stesso tipo. Però è ovvio che voi non lo vedrete mai, ma il vostro computer sì. Il vostro computer legge questa stringa e vi fa vedere un colore. Ovviamente se la stringa è la stessa, il colore sarà sicuramente lo stesso. Voi sopra vedete che a seconda del software che usate, Office, Microsoft Office descrive il colore in modo diverso. Sulla destra l'allineamento del testo, voi dite, vabbè, destra e sinistra, ovviamente. Certo, è peccato che i paesi arabi, Israele, scrivono non solo loro, altre lingue scrivono da destra verso sinistra, per cui se io gli dico che l'allineamento è left e right, hanno qualche problema. Si usa correttamente come fa ODF start e end, sapendo che il testo inizia da una parte o dall'altra a seconda della lingua con cui ho configurato il mio testo. Sono banalità, uno potrebbe dire, ma tutte insieme fanno sì che un formato non sia standard. A questo aggiungiamo la piacevolezza delle font, bellissime, tutte bellissime. Allora, il Calibri è una font fantastica, bellissima, molto bella. Sono il primo a dire che è veramente bella. Potete usarla solo se avete una licenza di Office installata sul vostro computer, altrimenti voi, se mandate un documento con il Calibri a una persona che non ha installato Office, di fatto, il software che installa Calibri sulla sua macchina, voi state compiendo un reato e lui sta compiendo un altro reato, intanto dovrebbe comprare una licenza di Office semplicemente perché gli avete mandato un documento con dentro il Calibri. E questo vale anche per le altre font. Sono molto belle, ovviamente, non è che scelgo delle font brutte per indurre gli utenti a usare delle font, scelgo delle font molto belle, poi faccio una simpatica end user license agreement dove ci metto dentro anche le font e chiaramente blocco l'uso delle font alla presenza di una licenza del sistema operativo o del software. Quindi per esempio queste font su Linux non sono utilizzabili in quanto non è possibile avere né una licenza di Windows né una licenza di Office. Su Macintosh sono utilizzabili se uno ha una licenza di Office, ma ovviamente se non ha installato Office non può avere la licenza di Windows su Macintosh e quindi sono una limitazione. Questo perché? Perché io sto cercando
di creare il login. Allora, il concetto di login è un concetto difficile, ma immaginate di avere una casa come il signore che era qui, e la finestra al primo piano deve avere la piattaforma lì. Voi avete l'autorizzazione a mettere la finestra al primo piano solo se la mettete di quella forma. Perché questo è la legge. E se non vi piace quella finestra, voi fate la casa solo a un piano, perché quella al secondo deve avere la forma lì. Questo è il login. Cioè, voi dovete fare delle cose che in realtà non fareste se foste voi a scegliere quello che fate. E naturalmente c'è un altro concetto, il login è fatto anche dalla legge. Cioè, questa è la stampa delle 7000 pagine, come vedete, simpatica. Fa così, è alto, è 1,20 m di altezza, io sono 1,80 quasi, quindi un po' più basso di me, però mia madre è 1,40, quindi era quasi alta quanto mia madre. La stampa delle specifiche, ho visto un XML. Chiaramente, adesso io lo sto cercando di prenderlo in modo un po' leggero, ma è estremamente grave il fatto che un'azienda cerchi di costringere gli utenti, utilizzando mezzucci di questo tipo, a utilizzare un formato, perché il formato stesso spinge o induce gli utenti a usare un software che ha un costo di licenza, come dire, non banale. Questo chiaramente va contro la libertà degli utenti, va contro la trasparenza e soprattutto non consente a tutti gli utenti di essere uguali di fronte al software, mettiamola così. Perché io che non voglio, io ho una religione un po' particolare che mi impedisce di usare alcuni software, tra questi c'è anche Windows. E quindi, non potendo usare Windows, io ho delle limitazioni forti, secondo Microsoft, ma io avrei più o meno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini, quindi usando Linux e Macintosh io vorrei poter utilizzare e leggere gli stessi documenti che voi liberamente o non liberamente scrivete usando Windows. Perché il bello è comunicare, e non è comunicare secondo quello che vuole un'azienda, ma è comunicare secondo quello che vogliamo noi singoli. Per darvi un'idea molto rapidamente di cosa costringe il formato a fare il formato standard, LibreOffice, per leggere Office Open XML, cosa fa? Allora, prende un documento in formato Office Open XML, lo stampiamo da Office. Poi facciamo tutto sto casino che voi vedete, che significa che lo apriamo, lo controlliamo, lo riguardiamo, eccetera, e lo stampiamo da LibreOffice, e poi alla fine li mettiamo di fianco, e se sono uguali siamo contenti, se non sono uguali ripartiamo dall'inizio e andiamo per tentativi. Perché? Perché non essendo standard non abbiamo delle certezze, non abbiamo un linguaggio sottostante che ci permette di trovare dove è l'inghippo, perché lo sviluppatore può fare degli errori. Ma se il codice è come quello che vi ho fatto vedere prima, che è un codice leggibile dagli utenti, l'errore diventa più facile da identificare. Se il codice è un blob binario, è difficile. Questo, tanto per darvi un'idea, è uno dei risultati di andata e ritorno, si chiama round trip, quindi viaggio di andata e ritorno, tecnicamente. È un buon risultato, ma vi assicuro che ci è voluto un sacco di tempo. E questo è tutto il processo, se volete, che viene fatto. Ma tutto questo, se fosse uno standard, non sarebbe necessario. Noi lo facciamo perché? Perché i documenti non standard nel mercato sono tantissimi, e quindi dobbiamo dare agli utenti la possibilità di leggere. Ma sarebbe auspicabile che questi documenti diminuissero invece di aumentare. Sarebbe auspicabile che l'Agenzia per l'Italia Digitale, dopo aver detto che ODF è l'unico standard, giustamente, evitasse di continuare a mandare in giro i documenti in formato non standard, perché questo qui non va bene, non va bene. Allora, se lo fa un utente che non ha consapevolezza di tutto questo, ok, ma se lo fa un utente che ha scritto pure il documento che dice l'unico standard è ODF, ma non deve mandare un documento in formato Office Open XML, perché sta andando contro lo stesso documento che ha scritto lui. Ci sono peraltro dei simpatici effetti collaterali. Allora, questo documento PowerPoint di Windows aperto su Macintosh da PowerPoint per Mac. Come vedete ci sono delle crocette rosse che io non riesco a leggere. Stesso software, due piattaforme diverse. Lo stesso documento aperto con LibreOffice. Lo apriamo meglio noi
Microsoft Office, perché chiaramente il formato non standard, che era problemi anche a chi ha creato il formato non standard. Giungo alle conclusioni. Siamo passati da una situazione di nessuna interoperabilità, che è stata formato non documentato, o vi portavate dietro la pietra, o nessuno era in grado di leggerla, a una falsa interoperabilità, che è quella che abbiamo oggi. Perché è vero che noi ci scambiamo dei documenti, ma ci scambiamo dei documenti che hanno questo formato per il computer. Siete, da, allora, dentro questa pagina c'è scritto My Text da qualche parte, qualcuno sa qua, no? No, ve lo dico già prima, è impensabile, perché molto semplicemente sono bit binari che sono... Vorremmo passare a una vera interoperabilità, che è quella dei formati aperti. E chiaramente, per risolvere il problema, che è quello di avere formattazioni, noi siamo stati indotti a fare cose che non andavano, che andavano contro gli standard. Dovremmo invece imparare a fare qualcosa che va verso gli standard. Anche noi utenti abbiamo la necessità di impegnarci, perché comunque gli standard hanno bisogno anche del nostro impegno. Perché se chiediamo gli standard, se ci impegniamo a scrivere standard, arriveremo ad averli quanti. Io ho finito, vi ringrazio, questi sono i miei riferimenti, ma passerei immediatamente la parola a Simona Riprandi, che vi parla dal punto di vista legale dell'implicazione degli standard dei formati aperti e chiusi. Buongiorno a tutti. Siete stati. Si vede, esatto, sono io di Verona. Ho bisogno del telecomandino. Oh, sì. E io in realtà, esatto, io sono su due computer diversi. Come c'è PDF, così sono standard. Allora, intanto, non ho tante slide, cerco di andare veloce, magari. Teniamo qualche riflessione per la parte finale dopo l'intervento di Sonia di streaming. Ho segnato delle cose, degli spunti di riflessione su quello che ha detto Italo, tutta un'introduzione molto interessante, molto completa. Una cosa che mi aveva colpito era quella relativa alla mente umana che va più lenta. L'evoluzione della mente umana va più lenta rispetto a quella dell'evoluzione dei formati, ed è vero. Ed è quello uno dei problemi in cui ci troviamo giorno per giorno quando si tratta di convincere magari vecchie generazioni che si sono abituate a lavorare su strumenti che non erano digitali al digitale, come una collega che adesso ha detto. Abbiamo il problema del processo civile telematico, della digitalizzazione della giustizia, di chi è la colpa dei giudici, dei cancellieri, degli avvocati, del legislatore che ha fatto delle norme che non si adattano e non sono funzionali, e vedremo che purtroppo nel mio intervento il diritto è ancora più lento della mente umana, perché giustamente il diritto per sua natura arriva dopo il fenomeno giuridico che deve normare. Quindi siamo in questo cammino, perché dici che questo fa, dicono così. Ok, con questo sento, sentiamo. Questo gap ce lo dobbiamo tenere, nel senso che è una cosa insita nel diritto. Il diritto deve comunque aspettare che un fenomeno che sia tecnologico o sociale si consolidi per poterlo inquadrare con le norme. Qua siamo su un altro piano, però, di standard, sono norme che vengono stabilite per convenzione, cioè i soggetti che partecipano alla definizione dello standard si accordano e definiscono lo standard, quindi stabiliscono delle norme che loro stessi e poi anche gli altri soggetti che utilizzano questo standard dovranno rispettare nel futuro. E quindi è una cosa che ha un certo peso, perché definire uno standard oggi vuol dire condizionare il mercato e la vita dei cittadini e degli utenti per i prossimi N anni. Ok, quindi è una cosa che ha un certo peso. Quello che mi è piaciuto prima è che ha detto sempre Italo, è che lo standard
uno standard aperto, soprattutto uno standard documentale come ODF, è uno standard in evoluzione, che in realtà sembra un controsenso, perché uno standard è una cosa che viene cristallizzata, non si decide che una cosa deve essere così, e per i prossimi anni la tecnologia dovrà fare riferimento a quello standard. Ma essendo uno standard creato con un procedimento open, con un processo di standardizzazione aperto, è uno standard in evoluzione. Quindi evitiamo il cortocircuito dello standard che io una volta, quando ho parlato per la prima volta con un docente del mio dottorato di questione di standard, lui era uno contrarissimo alla questione dello standard, perché secondo lui creare standard era un modo per rallentare l'innovazione, perché uno standard, giustamente, anche solamente i tempi per scrivere quelle 1300 pagine, 1200 pagine, oppure le 7200 pagine, io ho lavorato da capo piana in quegli anni lì, quindi la questione della battaglia contro OXML, OpenOffice XML, la ricordo bene da vicino, Carlo è un avvocato che si è occupato proprio di questa cosa da vicino, proprio per la fondazione. E quindi c'è questo impasse, per cui uno standard rischia di non essere funzionale all'innovazione, perché irrigidisce l'innovazione e fa una fotografia dello stato dell'arte di oggi e non dello stato dell'arte di domani e di dopodomani, che sarà sempre un po' diverso. Uno standard open in realtà si pone in un'ottica diversa, più elastica, più flessibile e in evoluzione. Questo è uno spunto. L'altra cosa, l'altro esempio, un esempio forte che ha usato Italo, che è quello del lancio delle bombe, no? Del lancio delle bombe, che nessuno vorrebbe che nei 32 paesi che hanno il famoso codice, il tasto da schiacciare per poter fare questa cosa, non si capissero. Se guardate qualche film ambientato negli anni dei 60, della crisi Russia e Stati Uniti sulla questione di Cuba, poi nei film ovviamente le cose vengono sempre romanzate, però pare che tutto si sia giocato proprio sulla comprensione di una o due parole, sulla traduzione, che cosa intendesse in quel caso il generale che era stato intercettato dalla nave nemica. Quindi capite quanto pesano queste cose. Io faccio un esempio che in realtà è ancora più vicino alla nostra realtà, ed è un esempio che faccio sempre anche quando faccio le mie lezioni divulgative in università, per far capire il peso del tema degli standard aperti agli studenti, che è quello della cartella clinica. Allora, arriveremo a un punto, e non ci siamo neanche tanto lontani, in cui le cartelle cliniche saranno digitali, cioè ci sarà in ospedale o presso il nostro medico o presso un database integrato della sanità pubblica, la cartella clinica in cui c'è scritto tutto il nostro percorso, se siamo stati ricoverati, se siamo allergici a dei farmaci, se abbiamo avuto un certo tipo di intervento, se abbiamo bisogno di un certo tipo di assistenza e di intervento e di medicinale giorno per giorno. Pensate a un paziente che deve essere trasferito d'urgenza da un ospedale all'altro, e la cartella clinica che arriva al secondo ospedale ha quei problemi di credito, l'ho già descritto bene, cioè il medico che deve intervenire non riesce ad aprire, non gli compare una casella, non riesce a trovare qual è il farmaco, quell'allergico, perché è codificato in un modo che il software non può gestire. Questa cosa qui è pesante, e noi la troviamo tutti i giorni, adesso non ci siamo ancora, ma ci arriveremo. Però questo per farvi capire quanto sia importante e dedicato il tema, no? Adesso io vi faccio vedere nelle mie slide un po' di riflessioni su come la normativa italiana, in realtà prima europea poi italiana, ha inquadrato la questione degli standard. Allora, facciamo l'esperimento. Ok, questi sono un po' di miei riferimenti. Più che altro vi segnalo Twitter, perché stavamo già giochicchiando con i relatori qua su Twitter, quindi mi fa piacere se fate foto, fate commenti e mi taggate, in modo tale che poi a casa li vedo tutto volentieri e ritwitto, e poi ci sono i riferimenti del mio sito, del mio blog, in cui tra l'altro ci sono già le slide, quindi se qualcuno volesse guardare le slide in diretta le trova direttamente sul blog, l'ultimo post che ho scritto stamattina. Questo è il libro che in realtà mi hanno detto gentilmente è stato inserito in cartellina parzialmente, cioè i primi due capitoli, che è questo. Aperti Standard è un libro divulgativo che ho scritto
ho pubblicato nel 2010 dopo un po' di vicissitudini, frutto della mia seconda tesi di laurea in scienza pubblica amministrazione, e viene dedicato proprio ai temi di oggi. È un po' vecchio dal punto di vista della normativa, lo ammetto, perché nel 2010 ovviamente le cose in 4-5 anni sono già cambiate molto, però i primi due capitoli che erano quelli sulle cose che in realtà ci ha detto Italo, cioè sul concetto di standard e sull'importanza del concetto di standard e standardizzazione, che trovate in cartelline autocopiate, quindi li potete leggere. Il libro in realtà è anche sulla sua volta sotto, scusate, non ho cliccato ma non aveva preso questo, scusate, il libro è a questo indirizzo, librandi.org, apriti standard, è disponibile sotto licenza Creative Commons, potete vedere. C'è anche un filmato divulgativo, lo metto nelle slide, non perdo tanto tempo, sono 7 minuti in cui spiego un po' le cose che ha detto Italo, usando la metafora della vite, del bullone, della chiave inglese, per far capire un po' il concetto dell'interoperabilità, che poi in realtà è quello che trovate nella copertina del libro. Queste cosa sono? Sono tre tipi di prese di corrente che non si parlano. Quindi questo è il classico esempio che si fa di scuola per far capire il problema della non compatibilità. Qua, parlando di hardware, si parla più propriamente di compatibilità, però è una classica metafora che si può utilizzare, come quella della torre di Babele usata prima in modo molto efficace da Italo, per far vedere come è facile imbottigliarsi in una cosa del genere. Cioè magari la corrente è sempre a 220 volt, quindi l'informazione che deve passare è quella, però il modo con cui la codifichiamo, con cui la facciamo passare, non è compatibile, perché una è una presa industriale particolare, quella di rotonda, che si usa solo per certe apparecchiature, quella in mezzo alla nostra classica presa libera italiana, e quella americana. E quindi c'è questo problema con cui alla fine non si riesce a far passare il messaggio. Questo scusate, no? Io schiaccio la ragazza, però. Ok, questo scusate era il filmatino che vi avevo fatto vedere, è un po' laborioso fare tutte quelle cose, trovate più che altro il link alle slide, e questa è la prima slide, diciamo, con la provocazione di partenza. Io ci tengo molto al tema degli open standard, e mi rendo conto che ovviamente io mi occupo in generale di questioni di openness, quindi licenze open, creative commons, chi ha seguito un po' il mio blog, le mie pubblicazioni lo sa, cioè, come vedete, tipo tra gli altri libri c'è anche un normalissimo manuale di copyright che uso nelle mie lezioni, cioè proprio una introduzione al diritto d'autore, quindi mi occupo della proprietà intellettuale nel senso più ampio e più neutro possibile, però ovviamente con un occhio di riguardo alle questioni open e con un occhio di riguardo proprio a questo tema degli open standard. Ma mi rendo conto poi che è un tema che rimane sempre un po' in secondo piano rispetto a quello dell'open source, del software libero, e negli ultimi anni un po' anche rispetto a quello dell'open data, open data, che è diventato un po' la nuova bandiera. Il problema qual è? Che, come vedete in questa slide, appunto, open data è più parlato di open source, perché ce ne facciamo ben poco di software open source, se poi le informazioni che i software devono trattare sono codificate in modo che questi software open source non le possano gestire correttamente. Esattamente quello che ci ha detto Italo nel suo video, diciamo la sua da serie di esempi e di casi di studio, no? Però riflettete su questo. Non dico che adesso il software open source sia poco importante, sono tutti e due lo stesso rovescio, due rovesci della stessa medaglia, ma puntare l'enfasi sugli open standard è fondamentale, perché quello ci rende reale la disponibilità di open source, di software open, cioè, se no diventa un open source che rimane sulla carta perché non può gestire correttamente le informazioni, visto che poi i software servono per gestire informazioni, per salvare informazioni, per fare cose. Se queste cose che facciamo vengono codificate nella maniera che ci ha descritto Indro prima, con questi giochi di lock-in, alla fine noi non ci libereremo mai delle tecnologie proprietarie, perché siamo sempre costretti ad avere il software che ci apra. Io purtroppo, sono facendo l'avvocato, non riesco a liberarmi del tutto di Windows, perché ci sono cose ancora che girano solo su Windows, ad esempio i softwareini che hanno queste che ci danno le chiavette preinstallate con la firma digitale per l'accesso al processo telematico. Buona parte di queste cose
è utilizzarli anche su piattaforme Linux e Mac, ma diventando veramente matti. E allora spesso si accetta il compromesso di avere comunque in ufficio una macchina Windows per fare quelle cose. E questo succede un po' a tutti noi e va a finire che non ne usciamo vivi. Allora, qualche esempio classico di standard lo lascio perdere perché l'ha già detto bene Italo. Io avevo in mente di raccontarvi qualcosa sulla scelta della disposizione dei tasti nella tastiera, che questo è un classico standard che è stato stabilito quanti anni fa, non è chiamata la famosa tastiera QWERTY, si parla addirittura della metà del 1800 e studi scientifici hanno dimostrato che non è la miglior tastiera che si possa avere per una questione di ergonomia della mano, ma è molto difficile adesso deviare da quello standard. Voi direte, qual è la tastiera migliore? Dal 2016 in poi cominciamo a produrre computer e cellulari con la tastiera nuova. Provate a farlo. Provate a costringere persone che lavorano da 10, 20, 40 anni con la vecchia tastiera a passare a una tastiera. Un altro esempio è sempre quello delle prese, delle spine, no? Poi se arrivassimo a definire che la nostra presa italiana non è uno standard sicuro, non è uno standard ottimale, in realtà ha dimostrato che lo standard sciuco tedesco ha delle garanzie maggiori, si potrebbe dire, vabbè, ok, si decide che dal 2018 in poi tutti gli aggeggi, tutti i vari elettrodomestici sono direttamente con presa tedesca, che più o meno è già quello che succede, però per altri motivi che sono più che altro di mercato. Ma qual è il problema? Che poi dobbiamo cambiare gli impianti di tutte le case, ed è una cosa che ha un costo mostruoso. Quindi questo dimostra che deviare da uno standard quando si è irrigidito è un problema molto grosso. No. Ok? E quindi, quello che dicevo prima, uno standard che non ha le dinamiche open, che non permette una sua evoluzione, una sua flessibilità, rischia di imbottigliarsi in una spirale che non è in realtà quella dell'innovazione, ma è quella del guardarsi le punte dei piedi e continuare ad abitarsi su una tecnologia che è superata. Non so se la faccio, lo dico subito perché o interrompo, faccio parlare loro, no, perché abbiamo un problema tecnico, nel senso che devono assolutamente intervenire alle 11:15. Cioè, piuttosto che fare una cosa così veloce, cioè fare una cosa veloce non vale la pena. No, quanto hai? Secondo me no? Riusci a dirmi? Cioè, eravamo d'accordo per 40 minuti, io ho 10 minuti. Sei tu. Cioè, posso comprimere un po', ma non così tanto. Abbiamo un problema che già sono delle scuole. Facciamo parlare a Perugini e poi andiamo avanti. Sì. Forse è meglio così. Chiudo io. Perché visto che sono concetti un po' importanti, è un peccato che li spezziamo, quindi è meglio che passo la parola direttamente a loro e poi chiudo io. Quindi sospendiamo un attimo su questa introduzione. Pronto? Ci sentite? Scusate, ma noi siamo un po' in difficoltà, nel senso che i ragazzi sono stati molto pazienti, ma purtroppo si sente veramente male. Quindi non so se per voi è accettabile che adesso ci date un po' di spazio, facciamo gli interventi pianificati per Perugia, perché poi i ragazzi a mezzogiorno, qualche minuto prima, ci devono lasciare, che devono tornare in tempo in sede per prendere gli autobus e poter tornare a casa. Se per voi va bene, faremo l'intervento mio, di Sonia e di Alfiero Ortali, e poi magari continuate voi. È accettabile per voi? Sì, abbiamo fatto apposta così. Sì, possibilmente magari se non proprio fino a mezzogiorno inoltrato, che siamo anche noi un po' in ritardo sulla tabella di marcia. Sì, cercheremo di essere veloci. Grazie. Okay, benissimo, grazie. Allora, iniziamo con quello che è l'intervento.
Ok, sto qui, sto qui. Ok. Ok. Benissimo. Allora, io vi parlo di menti liberi, conoscenza aperta e condivisa, cioè nel senso appunto l'importanza che la conoscenza aperta, condivisa tra tutti ha per l'evoluzione, diciamo, della conoscenza in generale e della nostra società, di quelle che sono di quello che è il nostro futuro. Mi piace iniziare con questa slide che ricorda un fatto di 5 giorni fa. 5 giorni fa era la giornata della felicità e l'ONU dice la felicità è un diritto di tutti i popoli, di tutte le persone. E mi piace che sia vicino al document Freedom Day, perché penso che sia una bella coniugazione, cioè la società, la gente ha bisogno anche di liberare i documenti cartacei, appunto, per facilitare la conoscenza e la crescita della società. Oggi è un giorno molto bello perché in varie parti del mondo lì è presente un'attività che organizza sulla destra è il poster di un'iniziativa che viene organizzata in Giappone dal gruppo LibreOffice del Giappone, ma ce ne sono altre in varie parti d'Europa e del mondo. Mi piace anche che descrivere quello che è il simbolo della giornata di oggi, dove si parla di formati aperti e la parola assume le sembianze di una colomba, questo simbolo di bellezza, di libertà, di purezza, no? Che accompagna, diciamo, che fa parte ormai della nostra conoscenza. E mi piace ricordare Libre Italia da una parte, cioè l'Associazione Italiana degli Utenti LibreOffice e LibreOffice, perché sono gli strumenti che al giorno d'oggi ci permettono di poter esplorare questa frontiera, che è quella dei documenti aperti, soprattutto per le pubbliche amministrazioni, ma anche per le varie organizzazioni, in questo caso anche la scuola. La società, le varie associazioni scientifiche, tutte gli organismi, diciamo, a livello mondiale si sono preoccupati di definire gli standard aperti. Perché? Perché uno standard aperto permette a tutti coloro, a tutti gli attori potenziali che vogliono dire la loro in qualche modo su quello che riguarda lo standard aperto, sono liberi di farlo, hanno gli strumenti per farlo, se hanno anche le capacità per esprimere qualcosa di proprio. E certamente gli standard aperti sono stati alla base di quella che è la nostra società attuale. Basti menzionare internet, il cui processo di standardizzazione avviene con dei documenti che si chiamano Request for Comments dall'inizio. Ogni variazione che avviene in un protocollo di comunicazione di internet è descritto da un RFC che parte, può descrivere il problema dall'inizio oppure andare a modificare degli RFC esistenti. Mi è sempre piaciuto moltissimo questo fatto che gli standard di internet si chiamassero Request for Comments, e coloro che hanno gettato le basi di internet ne sono stati gli attori principali. Ma non sempre, cioè non, il fatto che uno standard sia aperto, un fatto che sia codificato da un organismo importante come l'ISO, non è di per sé garanzia di successo. Cito a proposito quello che è successo con lo standard emesso dall'ISO che si chiama OSI, cioè il giochino ISO-OSI, no? Sembra una parola speculare dell'altra, che sta Open System Interconnection. Questo è un esempio di uno standard che è stato fondamentale per descrivere, riguarda lo standard, la comunicazione, il mondo della comunicazione dati, quindi riguarda internet per certi versi. Quando è stato emanato, chi lo ha emanato pensava che avrebbe rivoluzionato la comunicazione. Non è stato così.
ci sono stati alcuni pezzettini dello standard che sono riusciti in qualche modo a sopravvivere, ma di fatto è rimasta una scatola vuota, cioè un bel impianto concettuale per descrivere la tecnologia che non ha trovato nessuna implementazione pratica. Il perché è difficile dirlo, ma sicuramente una delle ragioni è che Internet è stato devastante, il TCP/IP è stato un protocollo azzeccatissimo, Ethernet è stato un altro protocollo azzeccatissimo, e quindi questi hanno continuato a fare la parte del leone, e quindi lo standard piano piano ha perso di importanza. Non è così però per l'Open Document Format. Questo è uno standard aperto che funziona benissimo. Abbiamo LibreOffice come software adesso, in passato il ruolo importante, un contributo fondamentale da dato OpenOffice, ma oggi con questi strumenti noi possiamo parlare di uno standard che ci descrive una modalità di rappresentazione dei documenti aperta. Aperta vuol dire che chiunque può capire come è fatto, chiunque può scrivere del software che lo legga, che lo rappresenti, e quindi non solo LibreOffice ovviamente, chiunque può fare questo lavoro. E l'esistenza dell'Open Document Format è la condizione fondamentale perché possiamo parlare di dematerializzazione. Perché è fondamentale avere uno standard aperto quando parliamo di dematerializzazione? Perché noi, se vogliamo abolire la carta e vogliamo che l'unica testimonianza dei documenti sia il formato elettronico, dovremo quantomeno essere sicuri che tra 50, 100, 1000 anni avremo gli strumenti per rileggere queste informazioni. Okay? Non è pensabile che noi facciamo la dematerializzazione con un formato proprietario, alla buona pace di Microsoft, che diciamo tutto sommato, grazie a un'azione di lobby, è riuscita fino ad oggi a far passare come veicolo, come pensiero dominante, il fatto che gli standard di Microsoft siano gli standard, punto. Non è così, noi lo sappiamo. E come hanno detto Italo e Simone prima, questo è un passo fondamentale. Ma è fondamentale anche per altre componenti che riguardano non tanto i giovani, le persone normali, le persone comuni, ma riguardano le grosse organizzazioni, per esempio le pubbliche amministrazioni, le università. Cioè il problema del disaster recovery, cioè il fatto che se io ho su supporto digitale le informazioni anagrafiche della popolazione, se non voglio incorrere in un disastro di dimensioni apocalittiche, devo poter garantire che queste informazioni siano leggibili nel tempo, ma siano persistenti nel tempo, quindi che io adotti tutta una serie di procedure per le quali, a fronte di, come dice la parola, disastri, cioè terremoti, incendi, cose che possono in qualche modo distruggere fisicamente un luogo, io sia nelle condizioni di poter in qualche modo accedere di nuovo a questi dati e quindi poter recuperare un disastro. In questa slide vi faccio vedere un'iniziativa che ha preso molto successo sulla rete. Qui è la pagina Twitter del progetto fixmydocument.eu. Perché? Perché questa è un'iniziativa molto bella e molto importante secondo me. Questo gruppo sta cercando di aiutare le pubbliche amministrazioni che vogliono andare verso un formato di dati aperto a farlo, a vincere anche tutta una serie di false informazioni, di pregiudizi che invece nel tempo si sono consolidati. La parte cerchiata che vedete nella slide fa riferimento, dice, se sei un utente Linux e hai in qualche modo partecipato a una delle chiamate a progetti da parte dell'Unione Europea, raccontaci la tua esperienza. Ecco, questa iniziativa è molto singolare e molto interessante, perché in effetti gli utenti Linux, quando cercano di, cioè una persona che ha scelto di utilizzare come sistema operativo Linux invece di Windows, quando accede a documenti che dovrebbero essere per loro natura aperti, trasparenti, accessibili a tutti, sbatte contro un muro durissimo. Perché? Perché usano formati proprietari. Perfino PDF, che è un formato standard open dal 2008, ma che ancora in certi casi viene utilizzato con delle estensioni proprietarie della ditta che l'ha prodotto, cioè Adobe,
per cui diventa inaccessibile. E questo è esattamente quello che vuol dire quel messaggio. Se adesso, recentemente, un mese e mezzo fa, partecipavo alla sottomissione di un progetto europeo, dovevo immettere le informazioni relative all'università, al dipartimento, alle persone che lavorano con me, per fare questa cosa dovevo aprire un PDF che aveva dei campi strutturati e che il mio PDF reader non vedeva. Non c'è stato verso, cioè l'unica maniera per andare avanti nella sottomissione del progetto è stato prendere il computer di un mio collega che era un macOS e fare questa cosa. Questo secondo me è semplicemente scandaloso, che un'organizzazione come l'Unione Europea non si ponga questo problema, ma tra un po' vi farò vedere dei dati che sono estremamente emblematici. Dunque, i formati aperti aiutano a diffondere la conoscenza, perché appunto è sempre questa accezione del fatto che se un'informazione è aperta viene condivisa tra gli utenti e c'è una gara a chi trova, a chi può contribuire in maniera molto significativa. Abbiamo Simone prima, Italo, ma tu, stamattina è circolato molto questo termine, no? Software open source. È stato un momento assolutamente fondamentale nello sviluppo della società. Che cosa ha significato? Ha significato che gruppi di persone, più o meno testardi, più o meno abili programmatori, abili gestori di progetti, sono riusciti a scrivere dei software che hanno fatto un successo talmente straordinario da mettere talvolta in ombra i corrispondenti software proprietari. LibreOffice rispetto a Microsoft Office è uno degli esempi più brillanti, ma se volete Linux rispetto a Windows, GIMP rispetto a Photoshop, ma ne abbiamo tantissimi. In molte discipline invece il software open source è leader indiscusso senza competitor, cioè non esiste una piattaforma proprietaria in grado di competere in qualità e quantità di servizi sviluppati con una soluzione open source. Ma ormai si sta parlando moltissimo di un'altra cosa, di hardware open source, cioè le persone che sono capaci, ma non che siano ingegneri, non che siano persone estremamente preparate dal punto di vista tecnico, sono magari persone curiose, persone un po' tignose, persone un po' come dire, tenaci nelle loro scelte, e hanno la possibilità di crearsi dei dispositivi fisici secondo il loro gusto, perché sono disponibili nel mercato delle soluzioni, dei kit che ci permettono di farlo. E Arduino in questo senso è un progetto italiano importantissimo, è straordinario, ci permette di fare la domotica automatizzata in casa e tante altre belle iniziative. Ma Raspberry Pi, per esempio, un piccolo computer grande, poco più di una scatola di sigarette, con delle capacità grafiche straordinarie, ci permette di fare delle cose bellissime, e così via. Ma non solo. Software open source, hardware open source, oggi si è parlato molto di open data, cioè del fatto che le informazioni, soprattutto della pubblica amministrazione, siano rese pubbliche e accessibili alle persone. E questo è fondamentale perché ci sia uno sviluppo della società. In Umbria Digitale e nell'Italia Digitale si fa un gran parlare di queste iniziative. Dopo vi farò vedere una cosa interessante sull'accezione che molte organizzazioni hanno sul concetto di open data. E l'altro è l'open government, che, diciamo, se vogliamo, per certi versi legato all'open data, ma non solo, e comunque è il modo, diciamo, di esercitare il potere, il potere politico, il governo politico, in maniera trasparente e aperto, come ci ricordava qui a Perugia il professor. E io oserei dire, questo percorso può andare avanti e rendere la conoscenza ancora più libera e fruibile, per esempio rendendo aperti i testi scolastici, facendo in modo tale che diventano non solo che magari costino meno o non costino perché siano
accessibili a genitori e ragazzi, ma perché siano in grado di recepire i contributi dal basso. Noi abbiamo Wikipedia come esperienza di una enciclopedia fatta dalla gente, dalle persone comuni, e sapete che ormai sta crescendo in importanza anche come rigore. All'inizio sembravano delle informazioni non affidabili, oggi stanno sempre diventando sempre di più affidabili e rigorose, e questo non è che uno dei tanti esempi che abbiamo. Vi faccio vedere queste tre immagini che danno lo spaccato di come siamo messi come paese. Molto male, molto male. Quanto è aperta l'Italia nelle indagini che vengono fatte a livello internazionale? Questa è un'organizzazione che ha fatto una serie di campionamenti, di recensioni, e vedete che siamo messi malissimo. Siamo nella graduatoria, siamo scesi al 25esimo posto, nel 2013 eravamo 20esimo su 38, quindi siamo messi male. È rarissimo trovare informazioni a livello regionale, comunale, sui mezzi di trasporto che siano aperte. Tipicamente la gente si limita a pubblicarle in PDF. Il problema del PDF, dicevo prima, è uno standard aperto, ma non va bene in molte applicazioni. Per esempio, non è accedibile a persone non vedenti. Oramai ci sono dei software che utilizzando i quali le persone possono accedere alle informazioni anche se non leggono la pagina web, ma devono essere strutturate in maniera aperta e leggibile. Non è così. Le città aperte, quante ce ne sono? Pochissime. Perugia, non vi dico a che livello è, ce ne sono pochissime. Le informazioni non sono rese disponibili e accessibili. Guardate questa pagina dell'INPS che mette roboante il discorso degli open data, e guardate come sono pubblicati i dati. XLS, formato Microsoft. Cioè, questo è come dire che il ghiaccio è bollente, identico. Gli altri due formati che sono... non c'è per niente il formato ODT, e gli altri due formati, che sono il CSV e l'XML, li possiamo considerare aperti, ma sono un assemblato di dati estremamente grezzo. È una cosa che secondo me stride, non si può vedere. Questo è invece quello che succede in Europa. Pessimo, come vi dicevo, la situazione è veramente pessima. Vedete che sono tutti formati Microsoft. Però è interessante, mi preme porre l'attenzione sul fatto che in basso comincia ad apparire ODT, comincia ad apparire ODS, cioè dei formati veramente aperti. Questo lo prendiamo come stimolo per sperare in una società migliore, in un mondo migliore, anche da parte dell'Unione Europea. Ecco, concludo dicendo che questo stato di cose deve e può cambiare. Dipende molto da voi. Siamo contenti che abbiamo persone molto giovani che sanno oggi come lavorare e come gestire i formati aperti, e speriamo che questo sia la speranza per il futuro, per avere uno scenario decisamente migliore. Grazie. Passo la parola ad Alfiero Ortiz. Buongiorno, cercherò di essere breve, anche perché l'ora sta diventando, penso, per voi urgente, insomma, di chiudere. Io vedo, diciamo, l'argomento oggetto della giornata da un punto di vista particolare. Io sono Alfiero Ortadi, sono un dipendente di una pubblica amministrazione, sono un tecnico, e cercherò di vedere le problematiche legate all'eliminazione della carta e al formato dei documenti, al formato in generale, lo standard, da un punto di vista della pubblica amministrazione. Beh, la situazione nostra non è proprio questa, però dà un'idea di quello che sta avvenendo. Noi è chiaro che oggi, come pubblica amministrazione, tranne casi veramente rari, non abbiamo eliminato la carta. Questo è abbastanza ovvio. Ma è anche vero che oggi tutti i dati, tutti gli atti che noi facciamo nascono informatici, già informatizzati. Quindi non abbiamo bisogno di rendere informatico qualcosa che è analogico. Anzi, il problema nostro forse è diverso. Cioè, abbiamo problemi di rendere analogico qualcosa che è già digitale. Quindi qualcosa di anomalo c'è. Questo che vuole dire? Vuole dire che la tecnologia esiste per eliminare la carta. Il problema potrebbe essere legislativo? Anche qui la domanda è no.
La risposta anzi è no, perché di fatto esiste questa è una norma, diciamo che il codice dell'amministrazione digitale, che per chi lavora nella pubblica amministrazione, volenti o dolenti, è la fonte del diritto che ha per oggetto la regolamentazione dell'informazione della pubblica amministrazione. Noi bisogna tener conto di quello che dice il CAD, non è che possiamo poi fare tanti voli o tante idee strane. C'è una norma e dobbiamo rispettarla, questo è il nostro compito. Peraltro, l'articolo 71 del CAD demandava ai ministeri e alla presidenza del Consiglio dei Ministri di fare delle regole tecniche, e qui inizia un pochino uno dei mali della pubblica amministrazione, che è la lentezza nel prendere decisioni. Il CAD è del 2005, vi ricordo. E le regole tecniche vengono fatte, ma nel 2014, di fatto è 2013, ma la pubblicazione è nella Gazzetta Ufficiale del 2014. Regole tecniche per le firme elettroniche digitali, eccetera, per il sistema di conservazione, per il protocollo informatico, e l'ultima nata ed è un tassello importante per la PA digitale, è la regola tecnica per il documento informatico, per la formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici. Come vedete, facciamo riferimento a un codice dell'amministrazione digitale che è del 2005 e una regola tecnica che è pubblicata il 12 gennaio del 2015, e questo è abbastanza significativo, ma lasciamo questo perché secondo me poi c'è e vediamo quello che bisogna fare. Perché sono importanti i formati? Io la vedo sinceramente da un punto di vista proprio della pubblica amministrazione, del lavoro che io svolgo tutti i giorni. Sono informati perché rendono leggibile un documento. Poi su questo ne abbiamo parlato, su questo tra l'altro l'allegato 2 di tutti questi decreti che ho detto ne parla in maniera specifica, anche se diciamo ci sono degli aspetti che chiaramente vanno un pochino modificati, ma riguardano quello che ha detto precedentemente il professor Gervasi e Italo. Io vorrei fermarmi su questo per far capire che sarà capitato a tutti, anche a voi ragazzi, di aprire un documento e dire che questo file non si può aprire perché non è compatibile. E questo è un problema non indifferente quando uno lavora con altri. Se io mando un documento a un'altra persona, quella persona non riesce a aprirlo, capite che questo è un problema abbastanza rilevante. In più, quando noi parliamo di, l'ha detto proprio in questo momento, proprio prima di me, il professor Gervasi, quando parliamo di open data, open source, e parliamo di pubblica amministrazione aperta, se io sono aperto e metto a disposizione dei formati che non sono leggibili da tutti, capite che è un'apertura fittizia, non è un'apertura reale. Io vorrei soffermarmi per far capire l'importanza del formato, non tanto ai formati di cui abbiamo parlato fino a questo momento, ma un formato particolarissimo, ma veramente particolare. È un formato che viene utilizzato in sanità, che dimostra l'importanza del formato non solo per così, per idee di informatici che parlano tra loro, ma perché ha risvolti sia nell'organizzazione degli enti, ma anche economici. In particolare io vorrei introdurre due formati che chiaramente vi resteranno del tutto sconosciuti. Uno è il DICOM, Digital Imaging and Communications in Medicine, che ha l'obiettivo di permettere la comunicazione digitale tra diagnostiche e apparecchiature di diversi produttori. Capite che vuol dire? Vuol dire che se io ho fatto un esame con un'apparecchiatura, posso aprirla anche con un'altra apparecchiatura. Dei vantaggi dal punto di vista economico all'interno delle strutture ospedaliere o sanitarie in generale rilevanti. Il secondo, HL7, Health Level 7, ha l'obiettivo diverso, non tanto delle apparecchiature, ma degli applicativi informatici. Questi due formati, che sembrano così due nomi strani, potrebbero veramente consentire questo che vedete qui in questa slide, dove è possibile scambiare internamente a una struttura ospedaliera dei dati, sia immagini che dati. E voi pensate a quello che sta avvenendo oggi, per esempio quando c'è un paziente, un utente che viene trasferito da un ospedale a un altro, c'è la replica dell'esame. La replica dell'esame è un costo oggettivo. Noi bisogna arrivare a un punto, secondo me, e ci arriveremo perché saremo costretti non dalle norme, ma da aspetti di natura economici, che nel momento in cui faccio un esame
in una struttura ospedaliera l'esame accompagna il paziente e possa essere tranquillamente riletto e riutilizzato in altre strutture. Il vantaggio è evitare la ripetizione degli esami, la compatibilità tra le apparecchiature e la cooperazione tra applicativi. Se io vado al pronto soccorso e vengo ricoverato, il dato deve arrivare subito al ricovero, non possiamo ridigitare un'altra volta questo dato. Questo mi sembra ovvio. Questo per dire che quando parliamo di informati non parliamo di cose teoriche, ma parliamo di cose estremamente pratiche che hanno risvolti anche dal punto di vista economico rilevanti. Qui parliamo di soldi, ma veramente soldi importanti. E vanno applicate queste disposizioni, perché poi, come dicevo, c'è una norma che dice che io devo rendere la pubblica amministrazione eliminare la carta. Lo dice in maniera chiara, senza termini, con chiarezza, insomma. La norma, che è stata pubblicata nel mese, entra in vigore l'11 febbraio del 2015, e dall'entrata in vigore, l'articolo mi sembra 17, dice che ci sono 18 mesi per l'adeguamento di quello che prevede lì. Quindi 18 mesi per eliminare la carta all'interno della pubblica amministrazione. Questo dice in maniera chiara. Problema. Il primo problema febbraio 2015. Hai 18 mesi in cui dobbiamo applicarla. Non sappiamo quello che va fatto, perché la norma rimanda a norme precedenti. In realtà le norme precedenti non esistono. Ma anche qui, io, come dicevo, lavoro all'interno della pubblica amministrazione, non è che possiamo nasconderci dietro al fatto, dice, non esistono le norme precedenti. Che vuol dire? Non vuol dire nulla. Esiste quella, va applicata quella. Secondo me è abbastanza semplice. Non essendoci norme precedenti, va applicata quella che entra in vigore il 12 febbraio del 2015. Quindi noi bisognerebbe, e bisogna, fare di tutto per operare all'interno della PA, per cercare di eliminare la carta. Questo è un obiettivo previsto dalla normativa vigente. Quali sono le cause che impediscono questo? Una causa abbastanza chiara è la scarsa disponibilità al cambiamento nella PA. Gira questa slide, io l'ho presa, perché fa vedere questa signora che col bianchetto corregge un monitor. Io però su questo vorrei essere molto chiaro. Il problema della scarsa disponibilità all'interno della PA non è un problema di persone datate, è un problema generale. Non è che persone di più giovani, il problema è generale, perché la pubblica amministrazione ha questa caratteristica: una volta che viene utilizzato un prodotto è difficile cambiarlo. Io la vivo tutti i giorni, noi stiamo cambiando in questo momento e vi dico che sembra un cambiamento di natura epocale, non cambia assolutamente niente, va solo applicato quello che va fatto, è come quando uno cambia una macchina che cambia, no, la cambia, non è che deve stare. Quindi questo sicuramente è una delle cause principali, va superata senza, va superata, poi vi dirò anche secondo me come va superata. Un altro problema è il problema di natura economica. Cambiamenti come questi, fatti in un momento di crisi come questa, dove non ci sono disponibilità, non è che sia così facile farle. Io, come dicevo, sono un tecnico, sono un ingegnere che lavora all'interno della pubblica amministrazione e mi piace molto parlare di numeri. Il budget, quindi parlo di un budget, una cosa abbastanza brutta e scarna, il budget del servizio informatico dell'ente al quale lavoro io nel 2010 era una cifra, nel 2014 è del 65% meno. E voi capite bene che è difficilissimo introdurre o poter fare degli interventi quando aumenta la quantità di dati che noi immagazziniamo. Dove li immagazziniamo? Avremo dei problemi veramente, veramente grossi nel futuro. Cosa fare? Va detto che però, a prescindere da tutto questo, qualcosa bisogna fare, non possiamo stare fermi. Il compito nostro non è io mi sento una persona che non ha il compito di sollevare il problema, ma di provare a risolvere il problema per quelle che sono le possibilità. Che ha questo microfono qualche volta fa, qualche volta. Quello che secondo me ha fatto è la riorganizzazione, cioè, questo è pacifico. Il problema dell'eliminazione della carta non è un problema informatico. L'informatica c'è, anzi, meno l'informatica se ne occupa, secondo me meglio è. È un problema organizzativo all'interno degli enti e vanno riorganizzati. Va capito che noi bisogna non aver paura di
non avere la carta. Faccio un esempio anche qui concreto. Noi nell'ente dove lavoro io firmiamo gli atti digitalmente da quasi 5 anni. Facciamo la conservazione a norma presso un conservatore certificato, ma per non farci mancare nulla stampiamo 3 copie dell'atto che firmiamo digitalmente. E non è un problema informatico, capite bene, è un problema organizzativo che va assolutamente risolto. Io penso che comunque la soluzione sia legata a questa parola, formazione. Formazione intesa, non solo formazione del dipendente pubblico, e io su questo sono molto, voglio essere molto chiaro, secondo me formazione va intesa sia del dipendente pubblico, ma anche di voi. Voi intesi studenti, scuole superiori, studenti universitari. Perché questo? Perché voi sarete pubblica amministrazione, lo sarete o come utenti o come dipendenti, questo è pacifico. Quelle parole che voi vedete, e ve le leggo, marca temporale, PEC, cloud, conservazione, firma elettronica, continuità operativa, data center, disaster recovery, firma digitale, sono tutte parole che per voi sono qua, ma non solamente per voi. Se io vado, io ho qualche incontro con l'università, l'abbiamo fatto col professor Gervasi, queste parole sono sconosciute anche all'interno dei studenti universitari. Io ho 2 figli che fanno ingegneria, quindi ho la riprova oggettiva di quello che dico. Ma queste parole sono legate veramente con il futuro della, non solo della PA, ma di tutto quello che avverrà a livello generale, quindi anche sul discorso, chiaramente. Sono tutte parole, peraltro, strettamente legate col problema della dematerializzazione, quindi dell'eliminazione della carta. L'eliminazione della carta deve utilizzare tutte queste parole. Quindi, in sostanza, io penso che vada formato anche, vadano previsti dei incontri formativi anche per gli studenti, per far capire certe parole, certi termini sono importanti, vanno capiti, perché sono termini estremamente importanti. Questo che vuol dire? Vuol dire, in sostanza, e con questo chiudo, che secondo me il problema alla fonte di questi processi non è la tecnologia intesa come hardware, software, eccetera, non è neanche la legislazione, perché secondo me ne esiste, anzi, ne esiste troppa forse di legislazione, sono le persone. Sono le persone che bisogna in qualche maniera formare. Tra l'altro, e chiudo con questa regola, vi dico un teorema abbastanza semplice, che qualche giorno fa in un incontro me lo ricordava un collega, il teorema delle 3G. Io vi potrei dimostrare in qualsiasi momento che, pubbliche amministrazioni che sono riuscite a ottenere dei risultati in questi termini per dematerializzazione, introduzione dei sistemi, hanno applicato nel loro interno persona giusta al momento giusto con l'incarico giusto. Con questo si riesce a avere qualche cosa. Questa è la chiave, secondo me, del nostro futuro. Con questo vi ringrazio. E adesso la parola a Sonia Montegiove. Sì, con molti di voi ci vediamo tutti i sabati mattina, quindi ci conosciamo ormai bene. E la presentazione di oggi, almeno la mia, aveva l'obiettivo di raccontare le esperienze più belle che abbiamo fatto in questi mesi come Libre Italia, ma anche come gruppo di progetto Libre Umbria, che sono state quelle nelle scuole. E quindi io ieri sera ho provato a cercare delle immagini che potessero far capire quali sono le cose più belle vissute in queste ultime settimane, e ne ho trovate tantissime, e vista l'età mi sono quasi commossa e ho provato a prendere quello che di meglio c'era di questi momenti trascorsi insieme. E allora, riprendendo uno slogan che è stato utilizzato, quello della buona scuola, qual è la buona scuola? Dov'è che noi abbiamo trovato la buona scuola? La buona scuola c'è se è una scuola che usa il software libero, e quindi se è una scuola
che prova con coraggio a far passare ai ragazzi il messaggio della libertà digitale. Abbiamo fatto due seminari sulla libertà digitale, uno a Foligno e uno a Gubbio. Uno a Foligno al Liceo Scientifico Marconi con i ragazzi, con una parte dei ragazzi che sono presenti qui oggi, uno all'Istituto Cassata Gattapone di Gubbio. E abbiamo parlato di software libero perché molto spesso nel momento in cui si chiede ai ragazzi che cos'è l'open source, le mani non si alzano. Pochi conoscono questo termine, pochi conoscono il software libero e noi per questo ci siamo sentiti in colpa, ci siamo sentiti chiamati in causa come associazione di volontariato e ci siamo fatti una domanda, ci siamo chiesti ma sarà anche colpa nostra se i ragazzi conoscono così poco il software libero? E la risposta probabilmente è sì, è anche colpa nostra. È colpa nostra perché le community a volte si chiudono, vengono viste come soltanto dei gruppi di nerd che si vedono una volta al mese, e le community non sono questo, le community sono altro. Le community sono collaborazione, apertura, partecipazione, sono amicizia, sono stare insieme, sono bersi una birra, sono famose per questo. E quindi sono dei luoghi che i ragazzi possono frequentare, sono dei luoghi giusti da far frequentare ai ragazzi come voi che vanno a scuola. E senza birra, ci suggerisce la preside, giustamente. E quindi sono la scuola che offre questa opportunità è una scuola libera ed è una buona scuola. La scuola è buona se condivide ciò che ha di meglio, se condivide una buona pratica, se condivide una cosa che ha realizzato, se la condivide con gli altri, la fa passare ad altri, quindi se si apre. Con il preside Naderi, che oggi non è qui, di Gubbio, abbiamo parlato più volte di questa cosa. Loro hanno per esempio un bel progetto sulla connettività che hanno proposto anche ai focus group di Umbria Digitale e che vorrebbero condividere. Il terzo circolo didattico di Perugia, oggi qui ci sono delle insegnanti presenti in sala con cui abbiamo collaborato, hanno realizzato qualche tempo fa un wiki scolastico, una bella esperienza che ha consentito ai ragazzi di condividere le recensioni sui libri. Anche quella è un'esperienza che potrebbe essere messa in comune. Quindi la scuola è buona se riesce a fare questo, se riesce a condividere ciò che di meglio ha affinché altre scuole riescano a riprodurlo, magari in maniera più semplice, proprio perché qualcun altro ha già intrapreso questo cammino. La scuola è buona se accompagna i cambiamenti. Non si può pretendere di introdurre il software libero senza far capire, senza formare gli insegnanti e far capire loro l'importanza del software libero. Con il terzo circolo didattico e il gruppo di lavoro Libre Umbria abbiamo attivato dei corsi di formazione su LibreOffice agli insegnanti, perché loro sono i formatori, sono loro che hanno il contatto con i bambini quotidianamente, sono loro che hanno il dovere e che hanno anche il desiderio di far passare questo messaggio ai ragazzini. Quindi si deve partire dalla formazione degli insegnanti, perché è questa probabilmente la chiave di volta. Ed è importante farlo, ed è importante che la scuola non deleghi ad altri questa cosa. La scuola potrebbe farlo a livello centrale, potrebbe farlo lo Stato. Dove non lo fa lo Stato, proviamo a farlo noi come associazione di volontariato, ma fatichiamo indubbiamente nel fare questa cosa. E allora abbiamo ideato un modello che ci auguriamo possa funzionare, che è quello di formare i formatori. A Gubbio stiamo formando degli insegnanti del Cassata Gattapone, stiamo formando dei ragazzi del Cassata, stiamo formando degli insegnanti della scuola primaria e della scuola media. Tutti insieme stiamo formando 25 formatori LibreOffice e ci auguriamo che questo possa innescare un circolo virtuoso che porti
alla formazione di altri formatori che poi vadano a formare direttamente i ragazzi e gli insegnanti. La scuola è buona se fa crescere bene, come diciamo noi, i bambini. Abbiamo avuto un'esperienza con una scuola primaria di Todi, abbiamo avuto a lezione dei bambini di quinta elementare ed è stata una delle esperienze più belle, perché poi i ragazzini hanno applicato quelle che erano le teorie alla base del software libero, sono riusciti ad applicarle anche nella didattica tradizionale. E quindi le insegnanti ci hanno riportato di osservazioni fatte dai bambini durante le lezioni, che erano il frutto della comprensione dell'importanza della collaborazione e della conoscenza condivisa. Quindi questo significa che anche i ragazzini, se cresciuti bene, probabilmente da grandi riusciranno a trarre i vantaggi o le migliori opportunità da quello che il software libero riesce a far capire loro. E poi la scuola è buona se traccia un sentiero, se riesce ad essere innovativa, se non fa le cose che fanno gli altri semplicemente perché tutti usano Office e allora devo comprare licenze di Microsoft Office anch'io. La scuola deve essere innovativa, deve tracciare un sentiero proprio. A Foligno abbiamo assistito ad una mattinata bellissima in cui i ragazzi ci hanno fatto uno spettacolo che univa la danza al messaggio di libertà digitale. È stata una cosa nuova per noi, ma assolutamente bella da replicare, senza ombra di dubbio. E questa è la scuola che ci serve, non la scuola che si uniforma a quanto fanno tutti gli altri. Non è la scuola che usa le piattaforme che usano tutti. Non è la scuola che si lascia imporre delle piattaforme da altri, è la scuola che conosce e che sa scegliere le cose che sono migliori per i ragazzi. E poi la scuola è buona se cresce a pane e software libero. Questa è l'iniziativa che abbiamo proposto come Libre Italia. I ragazzi stanno crescendo a pane e software libero. Ci auguriamo che possano diventare per questo dei cittadini digitali consapevoli, dei cittadini digitali che possano portare il messaggio del software libero anche fuori dalla scuola. Non so se riusciremo a collegarci, ci piaceva portare un saluto a dei nostri amici di Caserta, loro hanno un liceo con 2000 ragazzi, stamattina anche loro stanno festeggiando il Document Freedom Day e ci hanno raccontato della loro esperienza che ha visto gli ex allievi della scuola fondare il LUG, cioè il LUG Caserta è nato dalla scuola. Questo significa che se nella scuola si semina bene, sicuramente si riesce anche a raccogliere buoni frutti. E poi, ultima cosa, questa è la nostra infografica, è l'infografica che presentiamo oggi come Libre Italia, è una infografica che vorremmo circolasse all'interno di tutte le scuole d'Italia e faremo in modo di darle divulgazione adeguata, ed è un'infografica realizzata dai ragazzi che sono oggi qui, sono i ragazzi del Liceo Scientifico Marconi e del Cassata Gattapone di Gubbio, e sono quelle che noi abbiamo chiamato delle tecniche di sopravvivenza ad un formato che oggi è lo standard di fatto, che è il formato chiuso, che è il formato DOC, che è il formato XLS, che è il formato PPT. Perché sono tecniche di sopravvivenza? Perché abbiamo capito, parlando con loro a lezione, che è necessario a volte difendersi dal formato chiuso. È necessario capire quali sono i rischi che si corrono nell'usare un formato chiuso e mettersi al riparo usando un formato aperto. Una delle cose più carine che è emersa dalle lezioni che abbiamo tenuto con i ragazzi ed è riportata nella infografica è stata l'osservazione di un bambino di quinta elementare che, parlando di formati aperti, ha osservato e ha detto: ah, ma quindi
Il formato chiuso significa che se un bambino o una persona mi manda gli auguri di Natale in formato doc e io devo comprare Word per aprire quel documento, allora significa che non mi vuole bene e non mi vuol fare gli auguri in maniera giusta. E quindi il formato chiuso per i bambini di quinta elementare è stato questo. È un concetto molto semplice, ci piaceva riportarlo in questa infografica in modo semplice affinché i ragazzi possano capirlo adeguatamente, perché il rischio che si corre è proprio questo. Il rischio che corriamo oggi è di dematerializzare usando un formato che fra qualche anno probabilmente non si leggerà più. Con questo io vi ringrazio e vorrei invitare qui a portarci un saluto e a raccontarci l'esperienza la preside del liceo scientifico Marconi di Foligno, perché con lei abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione fantastico che vorremmo replicare in futuro, e quindi vorrei lasciare a lei la parola per raccontarci almeno della loro esperienza dall'altra parte. Grazie. Noi siamo molto contenti di poter partecipare a questo momento di innovazione che ci vede comunque in qualche misura protagonisti attivi, perché i ragazzi stanno mobilitando le loro energie, in quanto riteniamo che sia importante per loro avere libertà di scelta. Quella che è la libertà di scelta che salvaguardiamo in tanti ambiti, perché li vogliamo far crescere autonomi, consapevoli, critici, vogliamo che avvenga anche in campo digitale. Pertanto, per inerzia, per semplice pigrizia o per non conoscenza delle potenzialità che abbiamo, in molti casi ci rivolgiamo a quelle situazioni che riteniamo naturali, dovute, ma non è così. Per me personalmente è stata una scoperta, anche se sono molto agli inizi in questo percorso, ancora quando parlate in slang vi capisco un po' poco e chiedo le traduzioni al mio professore, che invito un attimo a venire qui, professor Simonetti, facciamo un grandissimo applauso. E volevo ricordare ai nostri ragazzi che alcune volte ci sono una serie di elementi che noi diamo per scontati, li diamo come naturali, come acquisiti. C'è una pubblicità che mi piace, che gira in questo periodo, che fa riferimento, non mi ricordo se al bacio piuttosto che all'aria, no? Si dice baciare è una cosa naturale, eppure ci sono 2000 muscoli che si mettono in, e quando lo fai neanche te ne accorgi. La stessa cosa vale per l'aria, eccetera, eccetera. Ecco, noi dobbiamo imparare a capire qual è la naturalità. A volte pensiamo che la naturalità sia qualcosa che invece non è assolutamente libero come l'aria o come un bacio, ed invece è altrettanto naturale, possibile e percorribile un percorso di libertà digitale. Monetti, la parte più tecnica su ciò che i ragazzi stanno facendo, e se li vede abbastanza presi, interessati. Prima ridevano, ma stavano ridendo perché nelle foto che giravano c'erano alcuni di loro, ritratti. Ma siete voi i protagonisti, ragazzi, di questa situazione? Quindi. Grazie. Diciamo che la nostra esperienza è un'esperienza abbastanza giovane, questo perché abbiamo cominciato da pochissimo. E i ragazzi sono molto entusiasti dell'esperienza che stanno facendo. Abbiamo cominciato a vedere quelli che sono i prodotti, tra virgolette, quindi abbiamo visto Writer, abbiamo visto Calc, abbiamo visto GIMP, e vedo che per loro muoversi su questi strumenti è estremamente naturale. Anzi, molte volte ho notato che durante le spiegazioni alcuni gruppi erano già molto più avanti rispetto a quello che veniva proposto. Quindi, diciamo, per loro un'eventuale migrazione da quello che è il software proprietario a un software libero dovrebbe essere, diciamo, una cosa estremamente naturale. Ecco, quindi noi siamo fiduciosi che riusciremo
a migrare sia il sistema operativo che non poi gli applicativi che girano sotto. Ecco, grazie. Con questo noi ripasseremo la parola agli amici di Mozzecane e lasciamo proseguire così Simone Aliprandi nella sua presentazione, che purtroppo prima non riuscivamo in audio a sentire adeguatamente. Ci riproviamo adesso e quindi lasciamo la parola a loro. Grazie. Usiamo questo sempre. Un attimo, Simone, sai? Ok. Magari tu prova a capire se lo sento, se dobbiamo cambiare il microfono, che è un peccato. Ci rimettiamo in collegamento. Una piccola nota tecnica. Terminato il convegno, sono scappate, siamo in fresco, e a chi ha chiesto l'attestato di partecipazione lo invieremo via mail. E quindi se resistono a questa ora e mezza di mio intervento possono mangiare. Non è vero, stai barando. Connessione con loro, quindi no, nel senso non cambia nulla, mi sono messo di qua perché ho detto il telecomando prende meno. No, non è quello, sai. Ah, okay. Scusami, prova adesso. Ok, eravamo arrivati qua più o meno, e poi mentre c'era l'intervento da Perugia mi sono messo un po' a discutere su Twitter, su Facebook, visto che qualcuno mi ha già aggiunto e seguito, anzi ricordo che allora era questo Simone Aliprandi scritto senza nessun tipo di punti o trattini in mezzo. Questa è la provocazione, no? Il fatto che qualcuno ha detto ma no, ma non è vero che uno è più importante dell'altro, sono un rovescio della stessa medaglia, è esattamente quello che ho detto qua su Twitter, bisogna essere sempre molto sintetici, quindi si parlano dei pezzi importanti. Quello che volevo dire è che si parla un po' troppe volte di open source e troppo poco di open standard. A tutta la gente che va ai convegni a parlare di software open source, ogni tanto mi viene a fare il provocatore, alzare la mano e dire ma se le chiedo di definirmi il concetto di open standard, e allora questi mi guardano così. E questo è il problema, nel senso che continuare a parlare di open source senza legarlo alla questione degli standard, con tutte le implicazioni che abbiamo già visto, e quindi vi ripeto, no? L'esempio della cartella clinica che avevo fatto io è stato fatto ancora meglio dal professore di Perugia, che ha fatto capire come in realtà è un problema. Io dicevo, arriveremo, in realtà ci ha spiegato che in alcune ASL probabilmente già succede, già c'è questo problema. E i tribunali lasciano perdere. Ma un altro esempio che è dei giorni nostri, la famosa fattura elettronica. Ok, la fattura elettronica che deve utilizzare uno standard che è XML, perché appunto sono poi le pubbliche amministrazioni non possono parlare tra di loro, ma parlare con i cittadini, che sono le due istanze principali. Questa era la slide su cui ci eravamo un attimo fermati. Esempi di standard, lasciamo perdere, abbiamo già visti migliaia. Non l'ho messo come punto a sé, me ne pento, cioè quello che vi ho spiegato prima e ripeto brevemente, cioè del problema della devianza da uno standard. Cioè quando uno standard si rigidisce, se uno standard è uno standard buono, allora tutti sono contenti. Se quello che si è rigidito è uno standard cattivo, è sempre più difficile deviare da quello standard. Motivo per cui si è parlato di scuola. Se adesso lancio una provocazione, però se continuiamo a far fare la famosa patente CDL agli studenti sul pacchetto Microsoft, è ovvio che queste ragazze a 20-22 anni, quando andranno a lavorare, tenteranno a chiedere al loro datore di lavoro la suite di Microsoft, no? Perché? Perché è difficile cambiare il nostro modo di fare, di pensare, è ovvio, cioè è una questione di sopravvivenza, se uno cerca di fare meno fatica, perché già il lavoro è faticoso, la vita è faticosa, perché devo pure investire nel cambiare, mi hanno insegnato fino ad oggi così, quindi è delicata la questione, bisogna fin da subito introdurre i ragazzi a capire che il mondo è più vasto di quello dei pacchetti proprietari che vengono normalmente dati in omaggio con il computer. Cosa diceva il tizio del negozio di computer che Maraputi adesso? Ieri sera raccontava che ogni tanto fa queste guardie nei negozi di computer chiedendo
facendo lo gnorri, fingendosi ingenuo e chiedendo: ma mi hanno detto che esiste una suite LibreOffice? E ovviamente questi dicono: no, lasci perdere questa roba. Vabbè, lì ci sono ovviamente degli interessi anche dei pacchetti da vendere, quindi. Però state attenti anche quando non vi vengono venduti ma vi vengono dati in omaggio, è proprio per innescare questo meccanismo di irrigidimento, non si abitua, ho sempre usato quello, ma sì, dai, perché devo cambiare? Ed è il problema che abbiamo adesso sulle migrazioni. La migrazione porta vantaggio economico, ma dopo, nel momento dell'immigrazione, sono lacrime e sangue, anche economiche, perché bisogna informare la gente, imparare a cambiare mentalità, cambiare i formati di file, quindi bisogna andare a riaprire dei file codificati anni prima e risalvarli con tutti i problemi che Italo ci ha spiegato benissimo, che a volte sono irrisolvibili, bisogna accettare che a un certo punto c'è un confine al di là del mercato secondario, e questi sono problemi che dobbiamo affrontare, perché adesso c'è la legge che ci dice cosa dobbiamo fare, adesso lo vedremo. Mi fa specie vedere la slide che ha fatto vedere prima il professore da Perugia su il ritardo che l'Italia ha rispetto agli altri paesi europei, perché in realtà dal punto di vista della normativa l'Italia era una di quelle più avanti, cioè sia ad esempio sulla firma digitale, cioè noi abbiamo avuto delle normative che poi sono state raccolte in quel codice che si chiama codice dell'amministrazione digitale, no? Che sarà il nostro protagonista delle slide, il CAD, e erano delle normative più avanzate sui diritti digitali per i cittadini, non solo, cioè il CAD nei primi articoli crea dei diritti a carico dei cittadini digitali. Vado avanti all'altra slide. Allora, la tecnologia che va contro, sarà standard questo caso? No, non è standard, è Logitech e forse c'è le pile un po' scariche. Mi scuso per la pila scariche. Ah, ok, e quindi non possiamo fare niente. Non so, è una massaggiata le pile. Eccola. No, infatti si spendo tutto. No, ok, è la pile. Cosa stavo dicendo? Ho perso il filo, scusate. Il CAD. Sì, scusa, ecco il CAD. Nel primo articolo del CAD, grazie. Il CAD ha fatto una cosa coraggiosa nel 2005, quando è stato approvato, cioè di chiamare i diritti. Cioè, quando tu chiami una cosa diritto, vuol dire che questa cosa può essere azionata di fronte al giudice. Ok? Quindi vuol dire che i cittadini che non vedono rispettate quelle norme, vedono violato un loro diritto e quindi possono agire in giudizio contro la pubblica amministrazione. Vedete, caspita, cosa ci vuole? Adesso vediamo qual è il problema, ok? Perché siamo nel classico caso, noi siamo un esempio, il sistema giuridico italiano, l'ordinamento giuridico italiano è il classico sistema giuridico che ha una sovrabbondanza di norme e il minimo rispetto delle stesse. Quindi ci sono tantissime norme, la maggior parte non o ignorate, nel senso proprio che non sono conosciute. E un evento come quello di oggi ha anche questa funzione, di far conoscere quali sono le norme. Oppure ignorate nell'altro senso, cioè non considerate. Uno delle. Anche lì tra di questi tre concetti, l'unico che è rimasto un po' in secondo piano è quella differenza tra standard de jure e standard de facto, lo dico velocemente, anche qui è andata a trasparare un po' delle cose che sono state dette, però lo standard de jure è lo standard che viene effettivamente formalizzato da un'entità di standardizzazione, un'ente di standardizzazione. Quelle famose 7.000 pagine che nella slide di ITRO si sono viste sdraiate per terra e che immagino che ITRO si sia letto tutto, no? All'inizio del blog. Quella roba lì viene scritta e quindi formalizzata, approvata e diventa standard di uso. Vuol dire che qualcuno che ha scritto, poi andando a guardare il procedimento di standardizzazione, se il procedimento è stato fatto con logiche aperte e condivise, cioè sono stati chiamati al tavolo tutti i soggetti che possono essere potenzialmente interessati allo sviluppo di quello standard e tutti hanno giocato a carte scoperte senza fare giochi sporchi. Ad esempio, avere dei brevetti e non dirlo, che è il classico caso perché Carlo Piana in un articolo di settimana scorsa ha chiamato campo minato, no? Cioè si sviluppa una tecnologia e poi, quando tutti hanno sviluppato, i 10 soggetti hanno sviluppato una tecnologia, uno dei 10 alza la mano e dice: ah, sapete cosa vi dico? Io ho un brevetto su questa cosa qua, ve l'avevo detto, e tutti, no. E si crea il gelo, perché? Perché questo qua adesso il brevetto, adesso passate, sostanzialmente state passando sul mio terreno, pagate. Questo è la sto volgarizzando, no? Campo minato, perché tu stai sviluppando una tecnologia, stai camminando
nella direzione dello sviluppo tecnologico su un campo che non conosci, quindi ogni tanto ti può scoppiare una bomba che è la metafora del brevetto, tirato fuori all'ultimo momento strategicamente, oppure non hai neanche tirato fuori. Il titolare del brevetto che ha il telecomando della bomba che sta in un angolino e dice adesso appena passano te la faccio saltare. Questo è un po' il rischio di uno standard sviluppato non secondo logic open. C'è l'altro problema, quello dello standard de facto, cioè di uno standard che non è standard perché sono stati radunati attorno a un tavolo dei soggetti per scrivere queste famose 700 o 7000 o 30 o 200.000 pagine di documentazione, ma che si è diventato standard, è arrivato allo status di standard per un procedimento, diciamo, per un processo di mercato, cioè si è radicato, la gente lo riconosce come standard ed è il lavoro che ha fatto esattamente Adobe con PDF, no? PDF ha diffuso questa tecnologia gratuitamente con quel gioco del ti do il reader gratuito, in modo tale che tu capisci, vedi com'è bello e figo il mio prodotto, e tutti si sono resi conto che effettivamente era uno dei pochi modi in cui si poteva scambiare un documento senza avere il problema dei font, dell'immaginazione, delle cose, la gente si è abituata. Allora hanno fatto anni invece a lucrare sulla vendita del software per fare PDF, per modificare il PDF. E poi lasciamo perdere che loro hanno poi donato, diciamo, lo standard, l'hanno fatto diventare standard open, nel senso che hanno aperto le specifiche dello standard, quindi adesso tutti possono, sanno come ha fatto il PDF, è diventato a tutti gli effetti standard open. Però fino a quel momento era uno standard de facto, cioè uno standard che era diventato riconosciuto, tutti lo utilizzavano, e ormai difficilmente non potevi riconoscere lo status di standard, ma era stato fatto da un unico soggetto con le sue regole, che erano regole commerciali, cioè l'obiettivo era quello di fare profitto, non era quello di creare una tecnologia che fosse standard. E noi in questa logica qua, dello standard de facto, ci imbottigliamo spesso. Il discorso del lock-in, no? che diceva prima Italo, cioè se cominciamo a pensare, uno delle peggiori strutture dell'utilizzo di formati non open è quello di chiamare il formato col nome del software. Questa è una cosa di cui, se vogliamo fare, lo so che è una cosa che sembra la classica pipperia del giurista che fa una questione di principio, ma se noi continuiamo a dire in formato Word, che è il classico modo di dire, ci siamo già fatti del male, perché stiamo cercando di identificare il formato con il software che lo apre, che è sbagliatissimo, perché Word è uno dei 139 che apre quanti formati? Uno era l'ODF, ma in realtà Word apre una serie di formati documentali che li apre bene o male, però dire in formato Word in realtà non stiamo dando l'informazione corretta, cioè dire al mio utente che sta dando la parte dell'email, al cittadino che voi dovete servire in un servizio, in una biblioteca, in un anagrafe, meno male in formato Word, non mi state dando l'informazione completa, perché il formato Word non esiste. Non esiste il formato Word, esistono dei formati gestiti da Word, esiste il formato XML, esiste il DOCX, quelli sono i formati, quelli che poi vengono dopo il punto, il nome del file, il punto, quello è la cosiddetta estensione che ci identifica il formato. Quindi impariamo a chiamare innanzitutto i formati con il loro nome e a non confonderli col software che li gestisce nativamente. È ovvio che il produttore del software ha interesse che passi questo equivoco, che software e formato siano un tutt'uno, in modo tale che tu continui ad abituarti a gestire quel formato con un unico software e quindi continui a rimanere dipendente da quel produttore. Quindi occhio a questa cosa che secondo me è fondamentale. Vabbè, anche queste cose qua, ve le ho dette prima, le ho dette un po' Italo, ci avevo messo a usare con le definizioni di uno standard, questo progetto che dicevo prima, che è dedicato a questione di standard, è un peso potentissimo nel mercato di oggi, che sostanzialmente basato su tecnologia, su produzione tecnologica in tutte le sue sfaccettature, anche il tessile, anche l'abbigliamento, cioè sta a dire che le misure, avete mai provato le scarpe 45 fatto in Taiwan, 45 fatto in Italia, sono uguali? No, perché non esiste, ci sono, lo standard sulle misure pare che sia un po', abbia un certo margine di elasticità, e quindi anche lì impatta su un'industria che è tipica del nostro mercato italiano. Vabbè, adesso era per fare un esempio per cercare di concretizzare. Però ecco,
stabilire e definire uno standard oggi ha un peso, anche perché poi condiziona l'evoluzione del mercato di quella tecnologia per i prossimi n anni, non so, 10, 5 anni, dipende dai casi. Il rapporto standard che genera interoperabilità e che quindi genera una non dipendenza da un unico fornitore, quindi l'interoperabilità come il volano per smarcarsi da un unico fornitore, ce l'ha spiegato Benitro, e il discorso del standard verso i brevetti, il problema della proprietà intellettuale, proprietà industriale all'interno del processo di standardizzazione, vi invito, ve lo lascio come spunto, ma ho messo il link all'interno della slide. Scusate, stavo leggendo. Questa era la slide, scusate. Questo ultimo richiamo, standard verso brevetti, un rapporto difficile, la teoria dei campi minati, lo leggete benissimo nell'articolo del collega Carlo Piano, un avvocato che si è occupato di queste questioni molto da vicino, e ho messo il link, lo vedete, ma l'articolo è blu, quindi è linkabile. Ve l'ho già spiegato prima, in modo molto semplificato qual è il problema, ma riflettete, perché appunto quando se farete parte di un'organizzazione che deve uno standard, sapere se uno delle persone sedute a un tavolo c'è qualche problema in mano che mi può tirare fuori il momento buono o il momento sbagliato, secondo l'atto che siamo, è importante. Non solo, c'è poi il discorso del copyright sulla documentazione, perché quelle 707.000 pagine a volte vengono, cioè l'accesso alle 7.000 pagine viene fatto a pagamento. Cioè io voglio sapere come sono 7.000 pagine, le vuoi leggere? Paghi. Perché c'è un copyright anche sulla documentazione del brevetto, scusate, sulla documentazione dello standard. E quindi c'è un altro gioco per cui chiunque voglia implementare una tecnologia basata sullo standard deve comunque già pagare una sorta di biglietto di ingresso, che se sei un grosso soggetto te lo puoi permettere, se sei una piccola startup che deve sviluppare una tecnologia e ancora in una fase sperimentale, magari quei 2.000-3.000 euro mi fanno differenza nel budget. Ok? Il problema è che non esiste uno standard aperto, perché per natura è aperto anche nella documentazione, tutti possono leggerla e tutti devono leggerla, perché devono sapere come è stato fatto questo standard. Ok? La definizione di formati aperti, la metto e la ve la leggo, perché poi faccio una riflessione su quella contenuta nel CAD. Questa era la mia definizione che c'era sul famoso sito openformats.it, che adesso ho scoperto, o.org, che adesso ho scoperto non esiste più, è chiuso. Un sito divulgativo che c'era in giro qualche anno fa, l'ho fatto abbastanza bene, molto chiaro, in cui c'erano le definizioni, i concetti chiari di cui abbiamo discusso oggi, no? Quindi, formato aperto, abbiamo già capito che è un sottoinsieme idealmente del concetto di standard aperto. E la definizione, quella diciamo più riconosciuta nella community, è questa: cioè diremo che un formato aperto, se il modo di rappresentazione dei suoi dati è trasparente e o la sua specifica è di pubblico dominio. La specifica, cioè la descrizione tecnica. Si tratta generalmente, ma non esclusivamente, di standard fissati da autorità pubbliche e o istituzioni internazionali, il cui scopo è quello di fissare norme che assicurano l'interoperabilità tra software. Non mancano tuttavia casi di formati aperti promossi da aziende che poi hanno deciso di rendere pubblica la specifica dei propri formati, il caso del PDF che vi dicevo prima. Quindi si può arrivare al formato aperto in due modi. Il modo, quello per eccellenza è open anche nel processo e non solo nell'accesso alla documentazione, oppure si può arrivare al caso di uno standard de facto che poi viene donato alla comunità in aperto come formato aperto, come standard aperto dopo la scelta volontaria dell'azienda titolare dei diritti. Adesso vediamo questa definizione come si sposa con la definizione che è contenuta nel CAD. Le norme che adesso sono vigenti in Italia sono sostanzialmente queste, e come vi ho detto sono, uno, norme molto avanzate perché ci sono da un bel po' di anni, e due, molto dettagliate, ce n'è una marea, ce ne sono forse di più, vale anche nel nostro ordinamento giuridico, il famoso principio che ho citato prima, cioè quando dai tanta informazione arriva un certo soglia per cui l'informazione è troppa, e quindi in realtà non la stai dando, perché la gente non capisce più qual è l'informazione di riferimento. E noi, il nostro sistema legislativo ha proprio questo problema, questo cancro che si porta dentro da tempo. Tant'è che uno dei precedenti governi aveva creato un ministero per la semplificazione normativa che aveva il compito di sfoltire con le norme, ma non ce l'hanno fatta. Vabbè. Come vedete, c'è, in realtà ci sarebbe un livello superiore che è quello dell'Unione Europea, delle normative europee, da cui tutto è partito, perché se vedete i primi due capitoli del mio libro,
la parte normativa, le definizioni vengono dalla normativa europea. Storicamente questi principi vengono ancora prima, nel 2002-2003, grazie all'intervento dell'allora ministro Stanca, che si era occupato di accessibilità e di interoperabilità, e ha fatto una cosa molto molto avanti. Erano rimaste delle direttive ministeriali, solo qualche anno dopo, con la scelta del governo dell'epoca di fare un unico codice con tutte le norme sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione, sono andate a finire lì dentro. E poi, dal 2005, che è l'anno della approvazione del codice di amministrazione digitale, hanno avuto vari aggiornamenti. L'ultimo aggiornamento del codice di amministrazione digitale è del 2012, quindi cose molto recenti, cioè il famoso decreto crescita 2.0, che ha fatto una importante riforma, che era quella del cosiddetto open by default, che insomma ha abbastanza rivoluzionato la questione sia sul lato degli open data che sul lato della disponibilità. Scusate, della scelta del software per le pubbliche amministrazioni, non vi ricordate, è stato sempre tutto in quell'anno di 2012, il governo Monti aveva fatto questa cosa per cui la scelta di software, quindi passiamo fuori dall'ambito dei formati, però la scelta di software da parte della pubblica amministrazione deve comunque indirizzarsi principalmente su software libero, software open source, e solo se con motivate ragioni non si trova qualcosa che vada bene, si può andare su altri step, fra cui c'è anche il software proprietario, su licenza, che però è andato a finire in una delle ultime posizioni. Quindi questa cosa è pesante, eppure è una delle famose norme che le pubbliche amministrazioni, quando fanno i bandi, ignorano, quando fanno i bandi per acquisire software, disattendono. Oggi però non si dovrebbe parlare di software, si dovrebbe parlare di formati, rimaniamo sul pezzo e vediamo quali sono le norme. Poi ovviamente, come ho detto, ci sono i regolamenti ministeriali, le linee guida di Agid, e poi non solo. Parliamo di normativa nazionale, poi ci sono le normative locali. In realtà, se vedete il libro è uscito nel 2010, le ultime cose del CAD non c'erano, però c'erano delle normative regionali che erano addirittura più avanti, nel senso che Regione Puglia, Regione Sardegna, Regione Lombardia avevano fatto delle cose molto avanti sul discorso dell'interoperabilità. Non solo, poi ci sono le normative locali, le varie delibere dei comuni, le delibere delle province, e via dicendo. Quindi non è un problema di norme, le norme ci sono, e sono anche molto chiare. Adesso basta leggere un articolo, che è l'articolo 68 del CAD, e si capisce tutto quello che abbiamo detto in queste tre ore di stamattina. Sono riassunti questi due righe di articolo. Eppure, vedremo dopo cosa succede. Il comma 2 dell'articolo 68 ci dice che, vedete il titolo della slide, scusate, non l'ho cambiata, vedete il titolo della slide, è l'articolo 68 del CAD basterebbe. Ovviamente, ma è così. Il comma 1 è parla di software, quindi non l'ho messo. Il comma 2 dice che le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche quanto possibile modulari, e già questo ci dice qualcosa, basate su sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70, che ci dice l'articolo 70 che deve esistere presso l'Agid un registro di tutti i software adottati dalla pubblica amministrazione secondo questi criteri. Vabbè, non ci interessa, però che cosa dice? Qual è la caratteristica fondamentale che è evidenziata in verde? Che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentono la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrono motivate ed eccezionali esigenze. Quindi se non lo fai, lo devi motivare, perché ricorrono motivate e soprattutto devono essere esigenze eccezionali. Voi direte, vabbè, ma questo è un concetto che si può comprimere o allargare a seconda dell'amministratore. Va bene, però si formerà giurisprudenza, ci saranno i giudici che cominciano a dare una definizione a queste eccezionali esigenze e capire fino a quando si può usare questo pretesto. A me sembra abbastanza chiara la norma, cioè cosa devono fare la pubblica amministrazione? Devono assicurare l'interoperabilità, non possono far finta che non ci sia, se no ci troviamo il cortocircuito della cartella clinica, che abbiamo l'esempio che abbiamo fatto prima, ed è una cosa pericolosa. E consentono la rappresentazione dei dati e documenti di più formati, quindi anche un'ottica di più formati, di cui almeno uno di tipo aperto. Ovviamente, dicendo questa cosa, almeno uno di tipo aperto, si pone il problema del che cos'è un formato di tipo aperto, perché noi abbiamo detto la definizione che viene dalla community, dalla scienza, possiamo dire, non so, ci sono fior fior di paper, di giuristi, di economisti, di informatici che ci dicono che cos'è, qual è la vera definizione di formato aperto. La legge italiana ne fornisce una,
E adesso vedremo, magari anche con l'aiuto di Intro, anche con il vostro, intervento da platea, per capire se secondo voi è sufficiente, no? Comma 3 dell'articolo 68 ci dice che agli effetti del presente decreto legislativo si intende per formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi. Ah, scusate, la slide. Non ho questo automatismo. Quindi, è la parte in verde che mi interessa. Formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi. Poi prosegue con questa definizione dati di tipo aperto. Cioè, non volevo toglierla perché comunque è importante, non l'ho messa nella data legge se volete, però questa è l'innovazione più recente, cioè la definizione di dato aperto all'interno del codice di amministrazione digitale. Quindi anche su cosa sia open data non ci possono essere più dubbi, perché questo comma B, scusate, questo comma 3 lettera B è una bella sfilza di parole, quindi basta leggere lì. La lettera A è un pochettino meno verbosa, è abbastanza sintetica rispetto all'altra, e ci dice più o meno che cos'è un formato di dati aperto. È sufficiente, secondo voi, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi? Se andiamo a prendere la vecchia definizione, la precedente definizione, vediamo che manca qualcosa. Cioè il riferimento al fatto che siano standard fissati da enti di standardizzazione. Cioè è rimasto generico, quindi... Oddio, può essere anche sufficiente, nel senso che non dobbiamo avere l'ossessione che la legge debba dire necessariamente ogni singolo, debba definire e regolamentare ogni singolo aspetto, però diciamo potrebbe essere una definizione un pochettino più coraggiosa e specifica, però c'è, e non mi sembra che ci sia granché da equivocare, cioè il formato di dati aperti deve essere documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la funzione dei dati stessi. Quindi sostanzialmente rovescio la medaglia del comma precedente che diceva che bisogna garantire l'interoperabilità e la cooperazione applicativa, che è l'altra scelta del legislatore italiano. Ok, quindi bastano queste due norme, sono sufficienti. Il problema è poi c'è il comma 4, in cui si parla di AGID, che una volta era il CNIPA e poi è diventato per un po' di tempo DigitPA, adesso è diventata Agenzia per l'Italia Digitale, istruisce ed aggiorna con periodicità almeno annuale un repertorio dei formati aperti utilizzabili nella pubblica amministrazione, nelle modalità di trasferimento dei formati. Quindi direi che se c'erano dei dubbi sul comma 3, su come deve essere interpretato, se c'erano ancora dei residui di dubbi sull'interpretazione, direi che questa disposizione, il fatto che ci sia un elenco in cui uno può andare a verificare se questo formato è considerato aperto o meno, direi che toglie qualsiasi tipo di dubbio. E AGID è anche l'autorità che vigila un po' sull'applicazione di queste norme, tant'è che ogni tanto è costretta a tirare le orecchie a qualche pubblica amministrazione, adesso l'ho visto soprattutto su due. Sì. Nel senso che ogni tanto AGID si occupa di tanti aspetti, adesso io sono in contatto con uno di AGID che si occupa più che altro di accessibilità, adesso facciamo il nome, e poi c'è il lato anche della... Che, a parte che in realtà l'accessibilità l'abbiamo toccato come tema ed è anche lui un rovescio della stessa medaglia della disponibilità o diciamo disponibilità dell'informazione in un formato che sia standard e aperto. Chiudo dicendo... Perché, cioè, c'è una riflessione sul perché le norme sono disapplicate e cosa si può fare quando una norma è disapplicata. Anzi, lo chiedo a voi che lavorate nella pubblica amministrazione. Cioè, questo è il primo punto, era quello che avevo detto all'inizio del mio intervento prima, cioè che il diritto, dobbiamo accettare che il diritto sia un po' arretrato. Qua addirittura invece c'è stato un caso di effetto contrario, per cui il diritto era stato molto avanzato, era molto avanzato fin dagli anni 2000-2005, però poi è rimasto sulla carta. Quindi qua il cortocircuito è lo stesso, ma con effetti invertiti. Queste norme vengono troppo spesso ignorate e disapplicate dalle stesse pubbliche amministrazioni, ad esempio all'interno dei bandi di gara. Problema, perché anche il bando di gara ha una funzione normativa, cioè le persone che partecipano a quella gara devono sottostare al bando di gara, non possono dire, ah no, ma la legge dice così, io quindi mi richiamo alla legge, no. Ecco il cortocircuito, devi impugnare il bando di gara.
cosa che tutti hanno voglia di fare. Perché? Perché costa. Iscrizione al ruolo di una carta di diritto amministrativo, solo il contributo unificato è di 1000 euro circa. Davanti al TAR, quindi ci vuole un avvocato specializzato, che non ti costa come l'avvocato di provincia, il tuo cugino avvocato, ma sì, la fa lui, perché sono questioni anche molto tecniche. E quindi ecco lì il cortocircuito. Continuano a uscire tuttora ancora bandi che sono in realtà in violazione della legge e che per questo cortocircuito passano un pochettino impuniti, inosservati. Bisogna anche aver voglia poi di fare queste battaglie. Provate a pensare a uno studio di architetti. Questo esempio solitamente uno studio di ingegneri che deve occuparsi di una progettazione di una nuova area attrezzata per il comune. E il comune fa un bando in cui mette a disposizione delle informazioni in un formato e dice ok, dovete consegnare tutto in un formato che sia proprietario perché il bando lo chiede. Ovviamente cosa fai? Stai condizionando gli studi di architetti a comprare un software che costa mediamente 8.000 euro, non lo so, adesso non facciamo i nomi dei software, però quelli proprietari di quel genere lì, per forza, questo è. Non solo, le informazioni su cui si deve fare il bando, su cui poi dovranno lavorare i vincitori del bando, saranno a loro volta dei file che sono stati salvati in quel formato. Quindi è un problema che si porta dietro ovviamente da vecchi bandi. Ed ecco che andiamo a condizionare il cittadino e i professionisti che lavorano con la pubblica amministrazione in un modo che è contrario alla legge, perché la legge dice così. Il problema è quello che dicevo prima, cioè i destinatari di quelle norme non sono tanto i cittadini, cioè il CAD non si rivolge tanto al cittadino, cioè non dice che un cittadino deve usare i formati aperti, tu pubblica amministrazione devi usare i formati aperti per permettere al cittadino di parlare con te in modo neutro. Non deve mai succedere che la pubblica amministrazione costringa un cittadino a acquisire una licenza. Ho sentito degli amministratori pubblici della pubblica amministrazione rispondere ma tanto Word ce l'hanno tutti, come dire, se non comprano la licenza qualcuno ce l'ha craccato. Altra cosa terribile, cioè la pubblica amministrazione non deve indurre il cittadino a fare una cosa illegale perché vabbè dai, tanto per avere un modo di compilare non c'è bisogno che vai a comprarlo, te lo scarichi da qualche parte, no? Ok, altra stortura che non dovrebbe essere concessa. Però il problema è quello, i destinatari di queste norme sono pubbliche amministrazioni e quando una pubblica amministrazione se ne frega della legge, non è così facile costringerla a seguire la legge, perché c'è tutto un discorso, se qualcuno ha studiato un po' di diritto amministrativo, immagino che qualcuno abbia studiato qua, sapete che il modo per fare ricorso ad un procedimento, ad un procedimento della organizzazione che non è corretto, non è nel rispetto della legge, è o il procedimento giurisdizionale o il ricorso gerarchico. Però il ricorso gerarchico ha dei problemi che sono quelli di avere a che fare con una pubblica amministrazione che ragiona con la stessa testa, purtroppo, e il procedimento giurisdizionale ha dei problemi che sono a volte di costo di accesso alla giustizia e di tempi, perché tu hai bisogno di invalidare il bando subito, di lavorare, non tanto di aspettare che tu abbia ragione. Quindi intanto il bando va avanti e tu sei uno di quei cretini che si è messo in coda e aspetta che venga invalidato, perché poi se viene invalidato non è che ti ridanno i soldi, cioè non è che vieni pagato e prendi il lavoro, viene ribadita la questione con le nuove regole, quindi non è detto che tu vinci. Ok? È il solito problema, quindi dici ma mi vale la pena effettivamente farlo? Mentre il ricorso gerarchico potrebbe essere una delle soluzioni, perché adesso sono stati istituiti questi Agile, cioè ANAC per quanto riguarda la questione della trasparenza, ad esempio, per quanto riguarda gli open data, se le pubbliche amministrazioni non rispettano il decreto di trasparenza, quindi non mettono fuori i dati che sono di pubblicazione obbligatoria, secondo il decreto di trasparenza del 2013 c'è ANAC, che è l'autorità anticorruzione, che irroga direttamente sanzioni, tira le orecchie al dirigente. Finalmente su quel dato è stata introdotta la responsabilità dirigenziale a carico appunto dei dirigenti e quindi ci sono delle penalità dal punto di vista economico per la pubblica amministrazione e per il dirigente che non rispetta queste norme. Però appunto ogni volta non basta dire che una cosa va fatta, ma bisogna sempre avere minaccia della sanzione. Non c'è nessuno si muove finché non gli si dice guarda che se non fai così ti facciamo cos'ha. Ed è un po' un peccato, questo è un po' indice della indolenza verso l'innovazione italiana. Basta, nel senso che cioè,
ancora. Niente, io vi ringrazio. Più che altro spero che avvii qualche commento dal pubblico, qualche provocazione, qualche riflessione. Non so come adesso pensate al refresh, immagino. Però se c'è, è questa l'occasione, perché insomma, questi eventi servono anche, hanno anche questa funzione. Sì, prego. Se volete farlo, immagino che bisogna usare il microfono, perché sennò... No, dovete usare il microfono, se no non sentono per un giorno. Sì, perché se no anche la registrazione... Sì, noi vi sentiamo, vi abbiamo sentito finora, i ragazzi purtroppo sono dovuti andare via perché avevano il pullman che li riportava a scuola e così vi volevamo salutare, è arrivato nel frattempo anche Gabriele che era arrivato stamattina presto, poi ha avuto un imprevisto e ci aveva lasciato e quindi lascio la parola a Gabriele che vi porta un saluto. Aspetta, c'era un intervento qui, Sonia. Pronto? Sì, c'è un intervento qui dalla platea. Sì, posso? Prego. Ecco, niente, la preoccupazione è questa, che purtroppo io vedendo una piccola realtà qui della provincia, tutte queste norme qua sono disattese, soprattutto nella parte alta della pubblica amministrazione. Vuol dire... per dire la prefettura, il ministero, cioè... Quello dicevo io, il corso gerarchico, fa un po' paura. Impongono a noi, anche noi stessi, insomma, delle norme e loro stessi sono disattivati. Chiaro, quello che diceva Idro prima, anche enti ministeriali, no? Agile. No, a volte cos'era il ministero... Beh, c'era un caso, vabbè, quanti file trovate, se siamo onesti, sul sito del Ministero della Giustizia, sul Ministero della Salute, file scannerizzati. Voglio dire, vedo dalla parte mia che purtroppo i dirigenti stessi, vuol dire, io sono un istruttore informatico, vuol dire, quello che purtroppo si deve, anzi, per mio, diciamo così, per mia indole mi piace fare il mio lavoro, ma purtroppo si deve sobbarcare tutta questa serie di cose e essere contrariata da chi sta sopra di me, perché purtroppo non capisce l'effettiva applicazione, insomma, l'effettiva, come si può dire, importanza della cosa. Non so, sono quelli che non vengono a questi eventi qua. Esatto. Però direi che, insomma, come spunto direi che possiamo iniziare da noi, no? Ce lo diceva anche Sonia con i ragazzi. Iniziamo dalle scuole, cominciamo a fare formazione e cambiare il modo di pensare, no? Quella cosa che dicevo prima, che sembra un po' una, no? Cioè, non chiamare il formato col nome del software e viceversa. E in realtà è già un passo per cominciare ad aumentare la consapevolezza su questi temi. Per sapere che un formato ha un suo nome e che ha, quindi, riconoscerli e avere... Capire che ha delle implicazioni tecniche, poi, no? Così è importante. Certo, grazie. Grazie. Qualcun altro qui? Sì, io direi salutiamo i nostri amici di Perugia e poi magari se volete fare altre domande a Simone o a Isacco, non c'è problema, no? Perché magari loro sono rimasti un po' lì ad aspettarci, no? Sonia? Non ci siamo in questo momento. Sì, no, aspetta. Però io mi sento ora. Mi sentite? Vabbè, nulla. Io intanto volevo portare un saluto, diciamo, anche da parte della Document Foundation. Per chi non mi conosce, faccio parte del Membership Committee e quindi degli organi direttivi, diciamo, della Document Foundation. E quindi ecco, un saluto anche da parte della Fondazione. E, poi, in realtà, questo è quanto, insomma. Noi qui ci stiamo per congedare, vi ringraziamo per il collegamento e ripasso la parola a Sonia e a Osvaldo. Buona giornata. Delle domande dalla sala per vi chiediamo così di girarcele. Sonia, si sente tardi, Ennio, non ti ho capito cosa hai detto.
Si sente a tratti, purtroppo, cioè le parole si sentono spezzettate. Penso sia il problema proprio del radio microfono. Sì, ok. Beh, anch'io vi saluto e vi ringrazio. Spero che sia stato un contributo, diciamo, verso l'obiettivo che abbiamo tutti, che è quello di, appunto, liberare i documenti, e penso che sia stata una bella giornata. Qui abbiamo avuto una bella testimonianza da parte dei ragazzi della preside del liceo di Foligno. Insomma, è stata una bella giornata anche per noi. Grazie e arrivederci a presto. Ciao ciao.